18:15 diamo inizio a questo consiglio comunale salutando il sindaco, la giunta, il segretario comunale, i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione, il pubblico presente in sala e quello che ci segue da casa con la diretta streaming. Passo la parola al segretario per l'appello. Sì, buonasera, procedo. Paola Lungarotti, alunni Bernardini Michael, Ridolfi Gianluca, Bruschini Monica, Rustici Ramon, Bagnetti Antonio, Bossati Franco, Enrico Luigi, Provvidenza Giulio, Roscini Roberto, Timi Mauro, Raspa Lucio, Furiani Ramona, Pecci Rigo, Degli Esposti Katia, Migliorati Jessica e Servi Laura. Tutti presenti. Grazie segretario. Passo la nomina degli scrutatori nelle persone di Monica Bruschini, Michael Alunni Bernardini e Katia Degli Esposti. Passo la parola al sindaco per le comunicazioni. Grazie presidente, buonasera a tutti, buonasera ai colleghi della giunta, ai consiglieri, a coloro che sono qui in sala e chi ci segue dalla diretta streaming. La prima comunicazione, la delibera di giunta con prelievo dal fondo di riserva. Abbiamo allora nell'ultimo consiglio noi abbiamo prelevato dal fondo di riserva per una cifra per quanto riguarda il ricorso al TAR e quindi la costituzione a giudizio e nomina legale, erroneamente vi è stato comunicato che avevamo prelevato 2.078,91 euro. In realtà l'importo, il prelievo è di 2.438,91 euro. In più, con delibera del 3/10/2019, abbiamo acquistato una seggiolina del tipo Pallelechei per la direzione didattica di Bastia Umbra del costo di 980 euro. Pertanto, allo stato attuale, il nuovo stanziamento è di 49.880,05 euro. Oh, ecco. Bene. Questa sera, come ben vedete, qui con me c'è Marcello Agostinelli insieme a Monica Minciarelli, Monia e Marcello Agostinelli, presidente almeno fino a poco tempo fa del gemellaggi del comune di Bastia Umbra. Marcello Agostinelli in questi giorni ha presentato le sue dimissioni, che leggo quindi a tutti quanti voi, per ragioni che sono del tutto personali, ma che certamente comunque non significano un abbandono o una lontananza dalla nostra vita di gemellaggio. Con la presente sono a rassegnare le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di presidente del comitato di gemellaggio che ho l'onore di ricoprire dall'annualità 2014 a seguito delibera di consiglio comunale numero 85 del 22/12/2014, quanto sopra con decorrenza immediata. Tutti conoscono il mio amore per questi gemellaggi di cui per tanti anni sono stato organizzatore ed animatore. Non ho mai fatto riferimento alla politica, ma agli scambi tra cittadini che vogliono solo il bene delle proprie città e dei propri abitanti. È per questo che dopo l'ultima visita per rinnovare il patto di gemellaggio con la città di Eschberg ed il successo avuto dalla delegazione guidata dal sindaco Paola Lungarotti, lascio con la soddisfazione di aver compiuto il mio dovere. Ritengo opportuno che a 70 anni si debba andare in pensione, cari consiglieri, e da voi faccio un appello perché tutti, nessuno escluso, si interessi un poco di più ai gemellaggi che sono l'Erasmus del popolo, della gente che lavora, che si impegna, che ama l'Europa unita. Porgo un saluto al presidente del Consiglio Comunale, ingegner Giulio Provvidenza, al sindaco professoressa Paola Lungarotti, agli assessori e ai consiglieri comunali tutti. Ringrazio tutti i sindaci succedutesi fin qui, i presidenti dei gemellaggi, gli assessori dei gemellaggi, tutti gli assessori e consiglieri comunali.
tutte le famiglie che hanno ospitato i nostri gemelli e le associazioni nessuna esclusa e le nostre infaticabili donne. Con un grande particolare e doveroso ringraziamento ai componenti del Centro Sociale Campiglione, nostra sede istituzionale e del suo presidente Rosella Vescovi. Con gratitudine e stima, Marcello Agostinelli. Io vorrei applaudirlo anche perché indubbiamente... Grazie Marcello. In effetti il tuo impegno io l'ho vissuto poco, perché ecco, solo in questo ultimo periodo, come in particolar modo come tu hai richiamato al gemellaggio con Ashbert. Però certamente è un impegno che si è visto in più circostanze, non solo nel momento in cui c'era vivo e pulsivo il gemellaggio, ma proprio seguendo quel filo conduttore che ha permesso a tutti coloro che hanno non solo beneficiato ma anche contribuito ai gemellaggi stessi di essere sempre uniti. E è quello che io auspico al prossimo presidente che designerà il comitato quando verrà presto riunito. Intanto comunico che come mia delegata è stata nominata Monia Minciarelli, anche perché su consiglio di Marcello ci siamo confrontati e certo Monia, anche lei è una grande presenza e da tempo una grande continuità. Grazie e buon lavoro. L'ultimo. Ecco, abbiamo messo nella cartella una cosa, certamente è un prototipo, è una bozza del programma del Natale di quest'anno, il Natale Splendo a Bastia, dal 30 novembre al 6 gennaio 2020, ecco, con tutte le iniziative collegate non solo alla bellezza e alla il brio del Natale, ma anche con un discorso forte dal punto di vista associazionistico, di volontariato, di cura e attenzione del nostro territorio. Un'ultima informazione, giusto ecco, per aggiornarvi progressivamente su come stanno andando anche le altre attività, iniziative culturali, per quanto l'Università Libera, ad oggi gli iscritti sono 322 e i frequentanti 560, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti anche di quest'altra dimensione, di quest'altro aspetto della nostra vita culturale. Grazie e buon proseguimento. Grazie al Sindaco. Prima di lasciare la parola ai consiglieri che eventualmente vorranno intervenire per le comunicazioni del Sindaco, devo dare anch'io due comunicazioni all'Assise. Allora, come è indicato nel regolamento di attuazione delle consulte comunali delle associazioni, do lettura della formazione che si è venuta a creare per quanto riguarda la consulta della cultura, che è stata la prima che aveva già i numeri, e quindi come da regolamento, una volta che si sono rinnovate le cariche amministrative, si deve passare alla loro ristituzione. Quindi nel comitato esecutivo sono stati eletti Beatrice Carloni, Marco Giacchetti, Giampiero Franchi, Leandro Lunghi, Giorgio Galli, Franca Niglio, Raniero Stangoni. Poi erano presenti e ovviamente incaricate come membri di rappresentanza della maggioranza Marilena Marino e per le opposizioni Rita Di Pasquale. All'interno di questo, che è il comitato esecutivo, gli stessi hanno eletto Beatrice Carloni come presidente e Marco Giacchetti come vicepresidente. Quindi a tutti loro, penso a nome di tutto il Consiglio, auguriamo un buon lavoro a servizio della città in collaborazione con l'amministrazione. Poi solo una piccola correzione, perché in maniera informale avevo già comunicato ai capigruppo della possibilità di poter avere in questa serata
la consegna delle credenziali di accesso all'extranet del sito del Comune per poter consultare l'ordine del giorno e scaricare i relativi allegati, i quali per questo tipo di accesso avrà l'innalzamento del limite degli allegati ad una capienza più ampia e quindi non si dovrebbe più verificare la problematica per cui gli allegati sono troppo pesanti per essere trasmessi via posta elettronica ordinaria. La motivazione è che l'ufficio informatica col quale mi sono confrontato recentemente ha detto che per una maggior ufficialità avrebbe voluto unificare tutti i procedimenti, ossia la consegna di queste password e quelle relative all'accesso al protocollo tramite postazione interna all'ufficio con un'unica soluzione. Loro sono pronti, dovrebbe passare a breve l'atto in forma ufficiale, a quel punto vi darò io comunicazione su quando potervi recare all'ufficio informatica, firmare e ricevere queste credenziali che ovviamente sono riservate. In ultimo una piccola nota di colore, ho ricevuto da un'assidua spettatrice del Consiglio Comunale un piccolo regalo, una campanella, spero di non doverla utilizzare mai, il che vuol dire che l'assise è abbastanza coordinata ed educata. Grazie. C'è qualche consigliere che vuole intervenire sulle comunicazioni? Se non c'è nessun intervento passerei alla trattazione dell'ordine del giorno. Avente come primo punto... Enrico Pecci, Partito Democratico. Sì, buonasera a tutti, mi collego ai saluti del sindaco, a tutti i riferimenti che ha fatto e al pubblico che ci segue da casa e vado subito a ringraziare Agostinelli per il lavoro che ha fatto in questi anni, un lavoro importante, ha costruito dei gemellaggi nel gemellaggio, una cosa difficile da fare perché si dà per scontato e invece non è più scontato il gemellaggio, da molto tempo c'è un lavoro da fare rispetto alle famiglie, all'accoglienza, al collegamento, c'è la parte storica che funziona perché ormai c'è un legame di amicizia tra le persone, ma il nuovo, il passaggio rispetto a iniziative che coinvolgano altri soggetti è un lavoro complicato, quindi grazie Marcello e auguri alla nuova incaricata e per il futuro. Per il resto nessuna osservazione da fare, magari dopo sul dibattito qualche intervento lo faremo, grazie. Grazie consigliere Pecci, se non ci sono altri interventi passerei alla trattazione dell'ordine del giorno partendo col primo punto che è l'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30 settembre 2019. Passo la parola al segretario. Sì, la seduta del 30 settembre 2019 ha riguardato tre proposte di deliberazione approvate di cui vi leggo numero ed oggetto in rapida successione. Delibera numero 61, approvazione verbali seduta consiliare dell'11 settembre 2019. Delibera numero 62, approvazione bilancio consolidato 2018 del gruppo comune di Bastia Umbra. Delibera numero 63 ad oggetto articolo 46,3 del TUEL, linee programmatiche di mandato 2019-2024, azioni e progetti da realizzare, approvazione. Grazie segretario, se non ci sono interventi in merito passerei subito alla votazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30 settembre 2019. Chi è favorevole? Quindi all'unanimità. Ok, quindi non abbiamo la necessità di votare l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021
e al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Passo la parola all'assessore Morettini. Grazie. Buonasera a tutti. Questa sera presentiamo l'ultima variazione al bilancio 2019 che dovrebbe portare il bilancio diciamo il più possibile in linea con quelli che sono gli andamenti effettivi rispetto all'ultimo assestamento di luglio. La manovra essenzialmente si può riepilogare in queste partite. Per quanto riguarda la parte corrente, si sostanzia in una variazione dal lato delle entrate e dal lato delle uscite di circa 170.000 euro. Questi importi, per quanto riguarda le entrate, i 170.000 euro, sono date dalla somma algebrica di maggiori entrate e minori entrate. Allora, per quanto riguarda le entrate tributarie, abbiamo maggiori entrate complessive per 165.000 euro, date da 70.000 euro in più di imposta di pubblicità, essenzialmente recuperi di anni precedenti, 35.000 euro di maggiori entrate tari, 30.000 euro di maggiori entrate legate agli accertamenti IMU e TASI, 15.000 euro a recuperi della TARI e 15.000 euro di maggiore addizionale. Per quanto riguarda le minori entrate tributarie, abbiamo minori entrate TASI ordinaria per 40.000 euro e minori entrate IMU ordinaria per 20.000 euro. La somma algebrica di queste variazioni comporta una differenza di maggiori entrate tributarie per 105.000 euro in più. Per quanto riguarda invece i trasferimenti correnti, abbiamo minori contributi regionali per il servizio individuale per 11.000 euro, minori contributi regionali per gli asili nido per 8.000 euro e minori contributi legati alle elezioni per 1.500 euro. I maggiori trasferimenti correnti invece sono dati da 11.600 euro di contributo per l'autonoma sistemazione abitativa legata al sisma, 1.000 euro di contributi regionali per le attività sportive e ricreative e 2.000 euro per contributi della zona sociale 3. La differenza in questo caso, la somma algebrica di queste somme, di questi importi, dà una differenza negativa per circa 6.000 euro. Le entrate extratributarie invece comportano, cioè sono legate a maggiori entrate legate agli incentivi al personale ed altre somme sempre per il personale, per 90.000 euro gli incentivi e altre somme per 22.000 euro. Minori entrate per diciamo, i certificati bianchi legati all'efficientamento energetico per 40.000 euro, differenza di quindi somma algebrica 70.000 euro. Questi 170.000 euro di totale di maggiori entrate bilanciano le maggiori spese correnti, che principalmente sono 80.000 euro di spese per igiene urbana, 53.000 euro di spese per l'IVA che deve sopportare il Comune. Abbiamo poi anche 33.000 euro di somme in più destinate alla viabilità nel complessivo, quindi parliamo di illuminazione, manutenzione ordinaria delle strade e segnaletica, 35.000 euro destinati alla cultura, 28.000 euro di maggior spese correnti per le mense. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, abbiamo una riduzione di 315.000 euro legata alla mancata vendita dei lotti, dei due lotti di terreno sulla zona industriale, che sono stati, il cui bando è stato approvato e quindi verrà fatto un nuovo tentativo. E maggiori entrate per 110.000 euro per proventi da permessi a costruire e monetizzazioni. È stato quindi necessario ridimensionare anche l'investimento per 170.000 euro, la parte investimento per 170.000 euro, che possiamo riepilogare in 38.000 euro per prodotti hardware, 13.000 euro per minore costo per la progettazione del pallone destinato alle attività sportive,
54.000 euro per lo spostamento dell'acquisto delle aree per il rione Moncioveta, 25.000 euro per lo spostamento di la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, essenzialmente era relativa alla manutenzione, ad alcune manutenzioni straordinarie da effettuare nella farmacia comunale di via Firenze, e 30.000 euro di minori spese, di minori investimenti per le manutenzioni straordinarie dei centri sociali, che era destinato essenzialmente alla manutenzione del centro sociale di Cipresso. Abbiamo quindi spostato anche alcune opere principalmente legate a alla costruzione dell'argine sul Tescio, sia in destra che in sinistra, e alcune opere di urbanizzazione sulle aree C0 per 160.000 euro. In questo bilancio abbiamo poi iscritto, sono state iscritte anche le opere da fare a scomputo per 2.211.000 euro, che sono legate essenzialmente alle opere dell'area Franchi, e per una piccola parte, 54.000 euro, all'area del distretto del mobile della E45. E 500.000 euro sono stati, diciamo, la nuova somma delle entrate in conto capitale sono 2.211.000 euro legate a questi scomputi e 500.000 euro legati a permessi a costruire e proventi da monetizzazioni che verranno invece incassati. Quindi nella delibera è previsto anche di approvare la disapplicazione dell'avanzo di amministrazione che era stato applicato per 97.000 euro per delle aree C0, sì, ma non mi veniva la parola, va bene, lo dirò. L'urbanizzazione dell'area C0 e 11.000 euro all'incirca per la rifacimento, cioè la sistemazione della frana vicino a Via del Guado sul percorso verde, che non viene fatto quest'anno, e quindi disapplichiamo l'avanzo che avevamo applicato all'epoca. Grazie. Grazie Assessore Morettini. Diamo via al dibattito. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere degli Esposti per la Lega. Grazie Presidente, buonasera a tutti, al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi consiglieri, al pubblico che è qui presente e quello che ci segue da casa. A me non piace troppo lavorare sui numeri aggregati, tant'è che ringrazio Luigi Mencarelli che ieri mi ha concesso parte del suo tempo per spiegare meglio, perché si vedono i numeri e poi magari, no, perdi un po' il senso di alcune variazioni. Quello che posso dire è che i due assestamenti intervenuti nel 2019 rispetto a quello che è la previsione di entrate sono stati sicuramente assestamenti positivi, perché noi abbiamo avuto maggiori entrate rispetto al bilancio preventivo per circa 3.200.000 euro. Di questi, l'abbiamo sentito prima, 2.2 vengono, diciamo, dall'inserimento in bilancio, una partita da riavere di risorse importanti che io volevo venissero applicate, non perché lo voleva degli esposticati, ma perché era un obbligo prescritto dalla contabilità degli enti pubblici, perché in modo corretto descriviamo tutte le risorse che l'amministrazione va a gestire, quindi facciamo delle scelte. Anziché incassare 2.200.000 euro di oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione e inserirle sul piano delle opere triennali, decidiamo di intervenire con dei lavori che sono inerenti o correnti con gli interventi
dei piani, quindi niente di strano, però capite bene, no, che quando parliamo di valori e diciamo che le risorse non ci sono, qui parliamo per l'anno 2019 di 2200 euro, per l'anno 2018, vado solo a memoria, il swap degli AISA ne aveva impiegato 800.000 euro, e quello che è chiaro è che nel momento in cui lo scomputo viene approvato si ritiene che gli interventi siano utili, quello che voglio dire è che viene fatto credere a volte che sono gli attuatori che realizzano le opere, in realtà quello che deve essere chiaro è che i soldi sono quelli dei cittadini e l'amministrazione, quando aderisce allo scomputo e ai lavori, lo deve fare nell'interesse della collettività. Vorrei sapere, se me lo può dire l'assessore ai lavori pubblici, perché la viabilità della zona Franchi non è ancora resa disponibile alla cittadinanza. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'assestamento del 2019 è stato un assestamento soprattutto positivo, con maggior risorse che in qualche modo l'amministrazione ha avuto la possibilità di utilizzare. Parto dal piano delle opere. Non condivido lo slittamento delle urbanizzazioni delle aree C0, ma perché ne faccio una questione di principio, no? Continuiamo a ragionare con quella vecchia politica che noi dicevamo di voler contrastare e di voler cambiare, un po' come Viola Spagna, cioè la questione era risolvibile, bisognava avere la volontà e la determinazione di farlo. Qui abbiamo 95.000 euro di risorse ferme su un bilancio, c'era la possibilità di risolvere 2-3 aree che si aspettavano gli interventi perché i cittadini hanno diritto all'urbanizzazione delle opere, si decide di non farle. La decisione, questa è importante, non è banale al di là della CIVA, perché si decide di continuare a non voler dare una risposta a dei cittadini che l'attendono da decenni, quando invece siamo nelle possibilità di farlo, quindi non ci possiamo nascondere dietro a situazioni in cui magari sto ad affrontare le situazioni, perché è chiaro che dopo 30 anni alcune cose magari non sono a posto, il privato si è mosso in modo sbagliato, ma le dobbiamo affrontare e risolvere. Quindi non sistemeremo via Norcia, non sistemeremo le aree di via Madonna di Campagna. Nuovo spostamento dell'argine, è chiaro, la storia la conosciamo tutti, però lo spostamento dell'argine compromette in qualche modo quella che è l'attività del piano delle opere, perché tu ragioni sempre che hai un SAL, no, che in qualche modo ti impegna capacità di spesa, che poi puntualmente l'intervento non viene fatto e quindi ti limita nell'effettuare altri interventi. Un'altra cosa che non condivido, visto che comunque se togliamo gli oneri urbanizzazione derivanti da lavoro a scomputo rimane comunque una cifra positiva del 2019 di 500.000 euro, è il fatto di aver spostato ancora una volta gli interventi di tipo tecnologico dei nostri uffici. Non sono d'accordo, perché per poter far lavorare bene le persone dobbiamo dargli gli strumenti, e vi assicuro che in alcune situazioni gli uffici utilizzano strumenti informatici da terzo mondo, che quando l'accendi conti fino a 35 prima che il computer si avvia. Quindi l'importo non era l'importo importante, dal mio punto di vista sarebbe stato giusto lasciarlo. Ho visto anche che sono stati diminuiti gli importi di manutenzione, quelle che aveva che ha elencato, diciamo, l'assessore, ma è stato diminuito notevolmente anche l'importo della manutenzione straordinaria sulle aree verdi. Qui sono a chiedere all'amministrazione che fine fa l'intervento di risistemazione del verde di via Marconi, che è stato fatto parzialmente, dove abbiamo fatto l'implementazione dei giochi come previsto, ma il progetto prevede anche la risistemazione complessiva dell'area, quindi se c'è intenzione di portarla avanti oppure no. E ieri sera ero presente all'incontro dell'amministrazione a Costano, che cosa intende fare rispetto alla promessa che in qualche modo avevamo dato alla comunità di Costano della sistemazione del verde del villaggio Brodoline. Credo che lo sappiamo tutti, Costano è forse l'unica frazione dove non esiste un verde attrezzato, non c'è un'altalena, non c'è una panchina, non c'è niente. Io personalmente mi ero presa un impegno con la comunità di Costano per quanto riguardava quell'area verde, che è funzionale anche all'effettuazione della sala della portetta. Vorrei capire che cosa accade. Ho avuto modo di dare un'occhiata anche al piano delle opere che l'amministrazione approverà insieme al bilancio preventivo. Non si porta avanti ancora la riflessione della piazza, c'è un elaborato che è stato acquisito, gradiremmo che magari l'amministrazione
ce lo faccia, lo condivida con noi, con la cittadinanza. Io l'ho appena sfogliato, ma è chiaro che una riflessione con i professionisti che l'hanno elaborato ci farebbe sicuramente piacere, e credo che al di là del fatto che non abbiamo le risorse, non abbiamo i soldi, conosco bene le dinamiche, io so con certezza che se noi non progettiamo, se noi non arriviamo alla progettazione definitiva, certi interventi non li faremo mai. Quindi mettiamo le risorse per la progettazione e non togliamole, perché se non facciamo così, certi interventi con i quali potremmo in qualche modo intercettare i contributi non potranno mai essere effettuati. Ieri sera a Costano si è parlato del Museo della Porchetta, condivido l'idea del sindaco di creare uno spazio culturale a disposizione degli anziani, mi farò personalmente carico di verificare la situazione di quella struttura, quindi fare tutti gli approfondimenti necessari sia per quanto riguarda la proprietà dell'amministrazione sia per quanto riguarda le questioni dei confinanti, mettiamola così, per qualche modo, come posso dire, sollecitare l'amministrazione nell'elaborazione del progetto. È questo che serve, perché con l'elaborazione del progetto poi potremmo sicuramente intercettare i fondi del GAL, a cui noi non partecipiamo mai perché non abbiamo i progetti pronti, non abbiamo un progetto del recupero della biblioteca. Anche in questo caso potrebbe essere un elemento importante per la comunità di Costano per ridare decoro a un'area che, come abbiamo sentito ieri sera, in qualche modo ne ha esigenza. Certificati bianchi, avevamo fatto un conteggio sbagliato, va bene, ne prendiamo atto. Voglio portare a conoscenza del Consiglio Comunale, per chi magari ancora, mi riferisco ai consiglieri di minoranza che forse non hanno acquisito l'informazione, che l'amministrazione sta valutando un progetto per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Un progetto dove l'interlocutore è Enel X, un interlocutore che noi abbiamo conosciuto in quanto l'amministrazione durante la consigliatura precedente, quindi assessore Mantovani, aveva aderito a Consip, e quindi in qualche modo, insomma, ci siamo trovati questo interlocutore. Su questo piano che io in qualche modo sto analizzando, c'è una cosa che veramente mi sconvolge, che è la durata del piano. Parliamo di una durata di 18 anni, quindi ci leghiamo a un interlocutore per circa 18 anni, che è inconcepibile da qualunque punto di vista. Ricordo che quando noi ereditiamo il contratto Gesenu, che forse era di 12-13, rimanemmo scandalizzati. Nessuna indicazione dei certificati bianchi. Nel piano, nella proposta, si parla di un efficientamento importante, delle soluzioni su prodotti veramente scarsi, e anche qui l'amministrazione si perde l'occasione per agire nell'interesse della città e dei cittadini, quindi vuol dire fare la progettazione della sostituzione di tutto l'impianto di pubblica illuminazione e con quello intercettare i contributi che lo Stato e la Regione e l'Europa ci sta mettendo a disposizione, effettuare investimenti e fare in modo che i cittadini, anziché pagare 465 mila euro per 18 anni, indipendentemente da quello che succeda, e quello che succederà sarà una forte diminuzione della spesa per energia, come posso dire, no? Come sempre succede, le risorse vengono in qualche modo acquisite a favore di qualcun altro e non a favore della comunità. Quindi credo mi muoverò su questa cosa con dei dati di fatto più precisi, però è una cosa che volevo mettere l'attenzione di tutti. Faccio un'ultima osservazione e poi chiudo. Abbiamo aumentato 80.000 euro le spese per i rifiuti. Questa è una cosa che sapevamo già, facciamo il gioco delle tre carte, evitiamo aumenti più consistenti della tariffa ipotizzando un costo dello smaltimento minore. Poi chiaramente sapevamo già che il costo era quello, quindi prendiamo gli 80.000 euro, lo mettiamo sulla fiscalità generale dove già ne spesiamo altri 280 per l'esenzione, quindi ci vogliamo dimostrare bravi, ma in realtà quello chi paga sono sempre i cittadini, e anche a scapito di altri interventi di manutenzione di cui la città ha bisogno. I cittadini non chiedono molto, quello che credo, io ho partecipato a pochi incontri, ma l'amministrazione ha fatto un lavoro che io reputo positivo, quello di incontrare i vari quartieri, ha capito bene che quello che si aspettano i cittadini sono le manutenzioni. Grazie.
Grazie consigliere degli esposti. Ci sono altri interventi? Non so, vuole intervenire il sindaco? Lascio la replica. Ok, sì. Consigliere Pecci per il Partito Democratico. Sarò molto breve, perché chi mi ha preceduto dice i numeri, no? L'analisi dei numeri. Io su questa cosa ho avuto sempre un po', no, ostica, fortuna che qualcuno ogni tanto me l'ha spiegata, però dai numeri io cerco di capire le scelte politiche sostanzialmente, no? E ne metto in fila alcune, al di là delle cifre, le quantità, i milioni di euro, ma le ho scritte mentre c'era stato l'intervento dell'assessore e le metto in fila per capire la posizione politica e le scelte politiche di un'amministrazione, più o meno condivisibili o criticabili, ma queste sono. E poi magari mi aspetto che nella risposta alcuni dei miei dubbi vengano fugati. Io mi è sembrato di capire che il lotto, c'è un problema rispetto ai lotti della zona industriale, quindi l'assegnazione di due lotti, perché un bando scorre nel tempo e quindi va ad andare più avanti anche rispetto a quello che era stato previsto dal bilancio. Allora, questo è un aspetto politico importante, molto importante. Non perché l'amministrazione comunale può far partire chissà che cosa, ma perché l'amministrazione comunale deve essere attenta alla situazione economica di un paese, che non è delle più rose. Bastia in particolare, ma perché ce ne occupiamo, ma anche intorno a Bastia, quindi non ce ne facciamo proprio una colpa nostra, se no ci facciamo più danni di quelli che ci abbiamo. Però questa è una situazione su cui bisogna stare molto attenti. Quindi se il bando ha seguito i suoi tempi, non ci sono stati ritardi, allora nulla possiamo dire. Se il bando invece scorre nel tempo e non riusciamo a rispondere a delle richieste, a chi ci chiede la possibilità di realizzare la propria impresa nelle aree industriali, allora forse qualche responsabilità noi ce l'abbiamo nel dare la risposta. Attento a questo, anche perché poi le esigenze non le fermiamo noi, sicuramente le stimoliamo, ma non le fermiamo noi, e a quel punto perdiamo occasioni e facciamo sì che questo scorra in altre realtà. Sentivo parlare per esempio delle opere per gli argini del fiume, questo è un tecnicismo rispetto a dei pareri della regione, ho sentito dire, adesso poi me lo confermava il responsabile. Allora, su questo è un altro tema su cui si andrà a verificare, perché è legato al sottopasso di Via Firenze. Il sottopasso di Via Firenze è un'altra scelta politica. L'amministrazione comunale di centrodestra ha 15 anni dall'inizio del suo governo, su questo punto ha fatto tanta narrazione sul sottopasso di Via Firenze. Io che narravo già prima dell'inizio del governo del centrodestra, penso che sia una di quelle cose su cui non bisogna più andare in ritardo e in rinvio. Un'altra scelta politica. L'urbanizzazione delle C0, le spostiamo, le gestiamo, i soldi ci sono, non ci sono, è sempre un dibattito aperto da anni, però ci sono situazioni già portate ad esempio, già rinviate nel passato, stiamo attenti, anche richieste e rinvio dalle minoranze che c'erano nel centro-sinistra quando governava il sindaco Ansidri. Però l'urbanizzazione delle C0 sono situazioni che in alcuni casi diventano impellenti, sono quelle micro risposte sia per la situazione di chi ha urbanizzato la C0 sia per chi può dare una condizione migliore dell'edificato. Su questo io capisco che c'è una situazione complicata, perché le C0 partono da tanto tempo, già nel passato le risorse delle C0 sono state utilizzate non solo per le C0, quindi questo lo sappiamo e lo possiamo dire tutti. Però quando poi nel tempo ti senti dire che questa era una colpa e oggi dopo 15 anni ti accorgi che ancora siamo lì, forse le colpe che si accusavano prima poi si sono portate dietro. Un'ultima cosa, il percorso verde. Allora, sul percorso verde si è insistito molto nel tempo. C'è chi ha fatto grossi investimenti, chi l'ha realizzato, chi se lo ha ideato, chi lo ha costruito per quello che abbiamo oggi. Il percorso verde è un'anima viva. Giustamente, è a fianco al fiume e quindi ha bisogno di manutenzione continua. Se decidiamo di spostare risorse dal percorso verde o perché le rinviamo o altro, facciamo una precisa scelta politica. Legittima, si può fare,
per carità, però poi quando ci sentiamo dire che l'attenzione è data su certi temi, allora dobbiamo metterci d'accordo. Ecco, queste sono alcune delle cose che io ho sentito mentre assistevo al dibattito, su cui io faccio l'analisi rispetto all'atteggiamento, alle scelte politiche di un'amministrazione che si muove, capisco, su risorse molto ristrette, almeno questo si sembra di capire, che va a finanziare magari quello che ritiene più importante, di più focalizzato sulla città, ma che deve fare attenzione appunto a questi temi che ho appena citato. Grazie. Poi magari dopo dichiarazione di voto sentiremo l'assessore e il sindaco. Grazie. Grazie consigliere Pecci. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Allora, se non ci sono altri interventi faccio fare le repliche. No, prima volevo intervenire. Okay. Assessore Santoni. Grazie signor Presidente, saluto il sindaco, colleghi della Giunta, consiglieri comunali, gentile pubblico che è presente in sala e gentile pubblico che ci segue da casa grazie alla diretta streaming. Io rispondo a tutte le domande che mi sono state fatte, intervengo per questo e inizio subito le domande del consigliere degli esposti. Gli abiti a zona Franchi, lì ci sono degli alberi da abbattere, lo sa anche lei, è stato assessore, delle alberature da togliere, quindi essendo alberi in buono stato, non secchi, sono dei pini, sì, che fanno parte della viabilità e quindi vanno tolti, sono in buono stato, lo sa anche lei che ci vogliono le dovute autorizzazioni per provvedere alla rimozione della pianta, quindi appena verrà fatta verso via Firenze, davanti a, di fianco a Freddio, diciamo. Sì. E quindi quando verranno abbattuti quegli alberi verrà completata la viabilità e aperta a tutti finalmente. Sinceramente non lo so, guardi, a parte un po', mi chiede infatti anche il segretario di non fare dialogo, sennò diventa un colloquio fra me e lei. Io lo so, sono subentrato in corso d'opera, quindi ho trovato questa situazione, quindi non so se magari chi ha seguito meglio il piano può dare risposte più precise. Comunque andiamo avanti. Il verde di via Marconi, il verde di via Marconi è in corso, diciamo, sta per essere realizzato, deve andare in commissione di qualità, che si deve pronunciare sul progetto per il pozzo e quindi appena ci darà l'ok la commissione, se ce lo darà ovviamente, inizieranno con la realizzazione del pozzo e dell'area verde che manca, quindi no, l'amministrazione non si è fermata, anzi andiamo avanti ovviamente con le dovute tempistiche burocratiche. Verde di Costano, Costano in effetti sono state fatte tante promesse, è arrivato il momento di realizzare qualcosa, stiamo subito valutando, anzi voglio fare una premessa, questa amministrazione ha deciso di, magari lo dirà anche il sindaco, però lo voglio dire anch'io, ha deciso di dare spazio molto ai cittadini proprio per raccogliere tutte le necessità dei quartieri. Magari l'amministrazione non può, tra virgolette, occupare tutte le zone, no? Magari abbiamo più consiglieri eletti da una parte, meno da un'altra, no? E quindi andare a incontrare i cittadini è il miglior modo per ascoltare e per capire quali sono le necessità e abbiamo capito che c'è urgenza di un'area attrezzata per Costano, quindi ci saranno messi i soldi a bilancio, se questo consiglio ce lo concederà, per realizzare un qualcosa, stiamo valutando dove e come, ma lo faremo a breve anche perché, ecco, lo faremo a breve anche perché il bilancio verrà approvato, spero, entro fine anno. E poi, piccolo appunto, quando spostiamo le opere, no? Poi me lo sento dire un ex assessore ai lavori pubblici, lo sa perché le spostiamo, non perché non vogliamo farle, soprattutto quando sono finanziate, magari non sono state realizzate e quindi per svariati motivi, e quindi si spostano l'anno dopo proprio per non perdere i soldi. Quindi la capacità di spesa viene investita, quindi è che quei soldi sono stati buttati al vento, sono stati investiti per altre necessità, vedi per esempio la cultura, no? Quest'anno, poi ne parlerà il sindaco che l'assessore è anche deputato alla cultura. E poi il sottopasso è chiaro che ci sta a cuore, io ho iniziato nel 2009, il consigliere Pecci lo sa, è stato un grosso proclama, purtroppo per ormai ripetiamo sempre le stesse cose, per vari impedimenti, per diciamo la prescrizione dell'autorità di bacino
non ci è stato consentito di realizzarlo, ma appena sarà realizzato l'argine provvederemo, staremo attenti, stiamo monitorando le conferenze dei servizi, andrà il sindaco anche a breve ad una conferenza, ho detto una stupidità, il sindaco andrà su una parte, è un'altra cosa, però comunque è in fase di il sindaco va da tante parti, è in fase di progettazione dell'alta sponda, perché prima ci hanno detto che è necessità di una sponda a destra del fiume, ora ci vuole anche quella a sinistra, e qui si allungano i tempi, si allunga tutto e non riusciamo mai a raggiungere l'obiettivo, ma credo che siamo sulla strada giusta e spero che a breve partirà qualcosa. Comunque sono fiducioso in merito, perché ho notato la serietà di questa ditta Prelios che sta realizzando l'opera nell'area Franchi. L'avete visto come ha realizzato la viabilità, hanno fatto un gran lavoro, quindi come hanno fatto un gran lavoro lì sono pronti per realizzare il sottopasso, quindi non ho paura che l'intervento non venga fatto, sicuramente verrà fatto nell'amministrazione Ungarotti. C0, sappiamo che la questione è molto complicata, il Consiglio Comunale, lo scorso Consiglio Comunale con il Sindaco Anzideri ha dato un pochino una svolta, no? Mettendo una modifica al regolamento e prevedendo che anche il Comune possa realizzare la viabilità e i parcheggi anche se non è stata completata l'area. Sì, infatti lo stiamo facendo. Abbiamo già iniziato con Via Norcia, tanto per dirne una. È iniziata la progettazione di Via Norcia non è stata completata, ci sono attuatori che ancora non hanno attuato il loro piano, ma noi abbiamo iniziato. Ci sono i soldi a bilancio, quelli non li abbiamo spostati, è iniziata la progettazione da parte degli uffici, quindi Via Norcia andrà avanti. Ecco, se si ricorda, Via Norcia fu una delle prime vie... la prima dell'amministrazione Anzideri, no? Lei era consigliere comunale con me, c'era anche consigliere Pecci. Sì, vabbè, indipendentemente da questo, comunque termino. Percorso verde, questo Consiglio Comunale a breve ha approvato una delibera che riguarda il percorso verde, il finanziamento che abbiamo ottenuto per la realizzazione del tratto Ponte San Giovanni-Santa Maria degli Angeli. Di pista ciclabile che in gran parte nel tratto di Bastia per metà passerà all'interno del percorso verde dal ponte di Campiglione, al ponticello di legno di Campiglione fino a tutto il resto del percorso verde verso Santa Maria degli Angeli. È ovvio, se andremo a realizzare con fondi europei una pista ciclabile che passa anche all'interno del percorso verde, è inutile in questo momento fare investimenti all'interno di quell'area, visto che a breve verranno fatti con altri fondi, quindi magari in quell'area verrà sì tenuto il verde a decoro, via discorrendo, però investimenti in questo anno corrente, l'anno prossimo non verranno fatti, è chiaro, perché abbiamo questo finanziamento importante che valorizzerà molto quel tratto di percorso. Grazie. Grazie Assessore Santoni, si era prenotato l'Assessore Fratellini. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io intervengo per le parti in cui sono chiamato in causa. Dunque, per quanto riguarda i lotti sulla zona industriale, purtroppo noi avevamo fatto il bando, abbiamo seguito tutto l'iter come dovevamo fare e aveva partecipato un'azienda... era interessata a tutti e due i lotti, poi di fronte alla richiesta di integrazione dell'amministrazione perché la documentazione era incompleta, la ditta non ha prodotto le integrazioni richieste e quindi in pratica la sua richiesta è stata archiviata, non è che potevamo aspettare in eterno le integrazioni di chi alla fine ha deciso di non fare più l'investimento e quindi siamo stati costretti a riemettere il bando sperando che ci siano aziende interessate ad acquisire questi due lotti. Naturalmente questo ritardo ha comportato anche la mancanza di fondi per l'aggiornamento di cui parlava Katia della parte informatica, chiaramente, perché se tu le finanzi con qualcosa poi dopo devi comunque incassarli quei soldi, sennò non puoi fare le spese che hai preventivato di pagare con quegli introiti. Per quanto riguarda l'EC0 ha risposto già l'assessore Santoni,
è stata reinserita via Norcia questa volta, stiamo facendo il progetto, ricordo, Pecci l'ha ricordato poco fa, quando Ansideri, uno dei primi anni, insieme all'assessore Mantovani, mise a bilancio 70.000 euro per fare via Norcia, vi ricordo che Pecci esatto, disse effettivamente che gli sembrava un po' troppo spenderli tutti in via Norcia quei 70.000 euro. Io mi pare, però dovrei verificare, che questa amministrazione, l'amministrazione di centrodestra, non ha mai usato i soldi dell'ECI0, degli oneri dell'ECI0 per fare altro, sono stati sempre accantonati su quel capitolo. E quella di via Madonnani Campagna non parte, non è stato fatto l'intervento a causa del ritardo che i privati portano nel cedere l'area al comune. Naturalmente ci sono i lottizzanti che hanno l'obbligo di cedere alcune aree, sono tutti disponibili a cedere, però gli atti non sono stati ancora fatti, è stata preparata tutta la documentazione, il segretario è in grado di stipulare gli atti, siamo in attesa però che chi deve cedere il terreno lo faccia. E quindi chiaramente, come ha detto l'assessore Santoni, se una spesa, se un'opera pubblica non può essere realizzata nell'arco dell'anno in cui era prevista, va spostata per non perdere quella capacità di spesa che era stata allocata su quella, su quell'opera. Poi il consigliere degli esposti continua a tornare sulla questione degli scomputi. Sono sempre, ribadisco, delle scelte politiche, però quello che vorrei che fosse chiaro e che ancora dal ragionamento che ha fatto Katia non, mi sembra non sia stato afferrato, è che l'amministrazione può decidere sì di non scomputare e incassare i soldi e poi fare le opere, ma c'è una differenza. Mentre le opere vanno fatte subito, se decide di farle il Comune, e vanno finanziate, l'attuatore, quei soldi, 2 milioni che Katia legge sul bilancio degli scomputi, l'attuatore li poteva pagare in 4 anni. Quindi il Comune avrebbe dovuto anticipare, perché nel primo anno, al ritiro del permesso a costruire, l'attuatore avrebbe versato circa il 25% dei 2 milioni. Invece noi abbiamo scritto a bilancio 2 milioni perché sono stati fatti, o prevediamo che l'area Franchi porti a termine e consegni le opere. Noi le possiamo iscrivere a bilancio solo quando sono collaudate, ma siccome sappiamo che ci sta cedendo tutte le aree che sono state realizzate e sono visibili a tutti, chiaramente iscriviamo 2 milioni. Ma Prelios, io l'ho fatto vedere più volte, adesso non lo ritiro fuori, per fare quelle 3-5 palazzine che sta facendo, poteva versare semplicemente 300.000 euro come prima rata. Poi negli anni seguenti avrebbe continuato a pagare le rate, ma il Comune avrebbe dovuto fare tutte la viabilità e le rotatorie che sono state fatte con le piste ciclabili e con tutta la viabilità che va alla stazione. Quindi è evidente e mi sembra abbastanza chiaro la motivazione per cui in alcuni casi si preferisce fare la monetizzazione e concedere al privato di realizzare le opere, perché c'è questo sfasamento tra l'epoca di realizzazione dell'opera e l'incasso materiale dei soldi. Un esempio che è sotto gli occhi di tutti: la lottizzazione del piano San Marco, la viabilità che è funzionale alla scuola è stata fatta dalla ditta Biarella, che è proprietaria della UMI 1, anzi 2. Biarella non ha ancora costruito un mattone, però ha realizzato tutta l'infrastruttura che serve alle due palazzine che ha fatto un altro imprenditore, alla scuola, ha fatto la viabilità. E questo, se no, l'amministrazione avrebbe dovuto anticipare quei soldi. E se abbiamo difficoltà a chiudere il bilancio tutte le volte, e penso che Katia lo sa, no? Perché non è che il mondo è cambiato rispetto a quando lei era in giunta, cioè la difficoltà di chiudere il bilancio è la stessa, anzi, peggiora. Quindi, per quanto riguarda i rifiuti, ha detto una cosa,
verità assolutamente ineccepibile, pagano sempre i cittadini. E quindi se i cittadini pagano gli 80.000 euro con la fiscalità generale o sulla Tari l'avremmo messa all'inizio dell'anno, sempre i cittadini la devono pagare, cioè non cambia assolutamente niente, se non invece un concetto che l'amministrazione ha deciso di non gravare con la Tari più di questo i cittadini e quindi si è tenuta molto bassa sulla spesa dello smaltimento, prevedendo un incremento della raccolta differenziata che non c'è stato e quindi il costo dello smaltimento è stato maggiore di quello che era stato preventivato. Ma alla fine dei conti otteniamo che la Tari è stata 80.000 euro più basso e i cittadini, anziché pagare 80.000 euro di Tari, devono far fronte con la fiscalità generale. Anzi, dirò di più, avremmo potuto, visto che avevamo aumentato il 4%, aumentare il 5% e magari farci avanzare 50.000 euro e con gli 80.000 euro farci altre opere. Invece noi abbiamo deciso, proprio perché oggi è uscita una statistica sulla nazione di oggi, Bastia è agli ultimi posti come pressione pro capite. Terz'ultima? È terz'ultima o quart'ultima, non lo so, ai primi posti c'è Perugia. Pressione fiscale, quindi noi su questo abbiamo sempre cercato di porre attenzione, quindi ecco perché ci sono gli 80.000 euro. Poi voglio in più sulla Tari, io voglio chiudere con una battuta. L'argine, è vero, ci dispiace doverlo rinviare, è in corso la verifica della soggettabilità alla via e quindi tra penso 60 giorni i termini scadono e quindi il procedimento andrà avanti, ecco perché è stato rinviato l'anno dopo l'argine. E mi ha colpito l'affermazione del consigliere Pecci che ha detto il centrodestra ha fatto una vasta narrativa sul sottopasso, la facevo anch'io, però c'era una differenza fondamentale. Pecci la faceva essendo consapevole di portare avanti una battaglia che non avrebbe mai vinto all'interno della sua parte politica, non sto qui a ricordare i motivi, noi invece facciamo una narrativa, no, facciamo la narrazione consapevoli che invece cerchiamo e arriveremo a bersaglio, perlomeno gli ostacoli che incontrava il consigliere Pecci quando era assessore, noi in questo momento non li stiamo incontrando. Grazie. Grazie assessore Fratellini, passo la parola al sindaco. Giusto una riflessione, se non sbaglio noi questa sera siamo a deliberare la variazione al bilancio, no? Quindi un bilancio che abbiamo comunque trovato condiviso, perché veniamo proprio da quell'operazione, da quella condivisione, un bilancio che certamente strada facendo ci è servito di aggiustare per alcuni aspetti, come capita comunque sovente, anzi del tutto ovvio per un'amministrazione. Per quanto riguarda le scelte che noi abbiamo operato delle scelte tenendo in considerazione quelle che erano quelle piccole priorità che potevamo comunque sistemare, accontentare in questa ultima fase dell'anno. Dopodiché, quando andremo a presentazione del bilancio preventivo, no, avremo quelle ragioni politiche che non sottendono alla variazione di bilancio, cosa decisamente limitata, se non vogliamo tecnica, se non vogliamo da una formichina che cerca in qualche maniera certamente di bilanciare e di chiudere questa partita. Le riunioni, io ringrazio il consigliere degli esposti, la consigliera degli esposti che ricorda le nostre incontri di territorio, indubbiamente non li vedo attinenti al tema che stiamo trattando, però do le risposte che ha chiesto. Per quanto riguarda il discorso del verde a Costano, noi ieri sera siamo stati molto chiari perché abbiamo percepito tra l'altro anche delle posizioni non univoche.
quindi posizioni sul verde e sul poi l'intervento che dovrà effettuare l'amministrazione di varie letture, tant'è che abbiamo detto che noi faremo una mappatura quindi di tutte le aree verdi, dove ci sarà l'impegno comunque per il discorso che ha già detto l'assessore Santoni sull'attrezzatura in particolar modo dei giochi. Poi valuteremo quello che è possibile cercando di tenere in considerazione le varie anime, cercando di trovare la visione di maggioranza. D'altro canto qualcuno mi ha detto tempo fa che siamo in maggioranza e dobbiamo accogliere il parere della maggioranza. Per quanto riguarda il discorso dell'ex mattatoio, l'ho trattato io proprio ieri sera, facendo anche riferimento a dei lavori, delle attenzioni che ci stiamo ponendo attraverso dei fondi comunitari a cui possiamo attingere in questo frangente. Comunque stiamo lavorando e stiamo dando delle priorità proprio a seguito di quello che è il percorso che abbiamo effettuato attraverso gli incontri di quartiere. Le scelte politiche sono scelte che riguardano non solo i numeri, come dice il consigliere Pecci, condivido che sono tanto difficili i numeri. Quello che uno vede sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono quelli che abbiamo poi, a cui abbiamo risposto anche in questa ultima fase del bilancio 2019, dove le variazioni sono state determinate certo dentro una struttura esistente, una struttura che comunque le sue scelte politiche, tenendo conto di aspetti fissi inattaccabili, insindacabili, queste sono state effettuate e credo che sia stato un buon lavoro rispetto a quello che avevamo. Grazie. Grazie al Sindaco. Se non ci sono altri interventi passerei la parola all'assessore Morettini se vuole replicare. Ma c'è poco da replicare, nel senso che poi i vari assessori e il sindaco hanno già trattato i vari punti di loro competenza. Solo per precisare appunto che questo di questa sera è una variazione di bilancio, quindi è un cercare di rendere il bilancio più corrispondente a quella che è l'andamento reale. L'aspetto politico è assolutamente marginale, in quanto non ci sono manovre particolari che rispecchino le volontà politiche dell'amministrazione. Grazie assessore Morettini, quindi dichiaro concluso il dibattito. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari. Consigliere degli Esposti per il gruppo consiliare Lega. Grazie Presidente, noi naturalmente voteremo contro. Risponde al Sindaco. Sindaco, io non sono fuori tema perché sul piano delle opere annualità 2019 avete tolto 85.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Probabilmente se erano lì erano anche in previsione della realizzazione del verde di Costano. E quando parla di intercettare i contributi europei, credo che si sta informando e documentando, quindi dovrebbe sapere che per intercettare i contributi è necessaria la progettazione definitiva degli interventi. Progettazione definitiva degli interventi, ve lo chiariremo questa cosa. Quindi se noi non mettiamo le risorse per fare la progettazione sarà molto difficile a volte, cogliere quelle opportunità che abbiamo visto molto spesso rimangono, non sono prevedibili, uno ci si prepara, insomma, no? Quindi è cosa buona e giusta, se vogliamo provare a intercettare questi contributi, di lavorare sulla progettazione. Per quanto riguarda il discorso dello spostamento dell'argine, l'assessore Santoni non mi ha capito.
Io conosco perfettamente la questione, conosco la storia, è incredibile dopo aver lavorato sull'argine la regione non abbia detto subito dovete lavorare sia sull'argine destro che sinistro, questa è la storia e sta andando avanti. Quello che voglio dire è che i tempi potrebbero comunque essere lunghi e noi siamo abituati, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, dicevamo quando valutiamo la nostra capacità di spesa contiamo 1 milione di euro l'argine che potrebbe nuovamente slittare, quindi teniamoci pronti per intercettare, cioè per poter fare altri lavori se l'argine capiamo che continuerà a slittare, perché io spero che tutto vada per il meglio, ce l'auguriamo tutti, ma abbiamo visto che l'esperienza, insomma, poi alla fine su queste questioni della regione, della VAS e quant'altro, insomma, i tempi si allungano sempre. Un altro chiarimento lo volevo in merito ai proventi dagli oneri di urbanizzazione che ammontano per il 2019 a circa 450.000 euro, quindi una cifra che è rilevante, indubbiamente una cifra che è tornata ad essere rilevante dopo anni in cui non si superava i 100.000 euro. Vorrei capire se questi proventi sono stati utilizzati come dice la norma, ora c'è la possibilità di utilizzarli anche per le spese di parte correnti, ma devono essere utilizzate per interventi di manutenzione del patrimonio e comunque questioni relative all'urbanizzazione. Quindi vorrei capire se questi proventi sono andati genericamente nel bilancio e quindi spesi, oppure sono stati spesi come la norma vuole, quindi andando ad attuare interventi di manutenzione per la comunità. Grazie consigliere degli esposti. Consigliere Pecci per il Partito Democratico. Intanto prendo i complimenti dell'assessore Fratellini, perché questi erano, no, assessore? Grazie. Rispetto al sottopasso. La dichiarazione di voto è molto breve, noi voteremo contrari all'assestamento di bilancio, l'abbiamo già esposto, le repliche grazie, però non ci hanno convinto e quindi voteremo contro. Grazie. Grazie consigliere Pecci per il gruppo consigliare del Partito Democratico. Ci sono interventi da parte di altri gruppi? Dichiarazioni di voto, sì. Scusi segretario. No. Dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consigliari o da parte del sindaco? Questo aspetto della doppia chiamata sulla sponda del fiume è grave, cioè bisognerebbe andare a cercare veramente questa situazione, perché a Pensa, l'ha detto qualcuno prima di me, due consigli comunali fa, un consiglio comunale fa, cioè Francesco Fratellini, ma a Pensa al mare si fa peccato e a volte invece ci si prende, perché è veramente grave sotto il profilo tecnico, perché è una cosa semplice, quindi è una cosa molto semplice, allora, però il fatto che sia stato fatto in due step la valutazione delle sondabilità di un fiume è veramente una cosa che dovrebbe essere messa in evidenza con l'evidenziatore e andare a cercare il nome e il cognome, non l'andazzo. Ma se ce l'abbiamo. Prego, assessore Fratellini. Allora, il progetto del Tescio è stato fatto in due step e la cosa molto singolare che la regione sulla sponda sinistra non aveva tutti i soldi e la metà ce l'abbiamo messi noi perché non aveva i soldi. Non è quello che pensiamo io e te, Enrico, ma è semplicemente una comunicazione fatta tramite avvocato, e qui rientra in un discorso generale, no? Cioè non è oggi che ci accorgiamo che le opere pubbliche trovano grandi difficoltà ad andare avanti, qualsiasi tipo di incarico trova difficoltà ad essere portato a termine. Ma questa lettera mandata da un avvocato a nome di alcuni residenti che dicevano guardate che se mi viene l'acqua nel garage io vi denuncio alla regione, gli ha detto. Il funzionario regionale gli ha detto ma a me chi me lo fa fare di rischiare una denuncia? Che cosa ha fatto? Ha trovato 350.000 euro che prima non c'aveva per fare la sponda sinistra. Non ce l'abbiamo. Il giorno dopo ha detto i soldi ve li diamo noi, fate la sponda destra, per non mettersi con la testa sotto la mannaia del rischio di fronte a una relazione idraulica
sottolineo, di un professionista che certificava che quell'intervento era, in base alle norme tecniche previste dal PAI, era regolare. Quindi, però non potrebbero essere più soldi quelli che servivano se il parere tecnico è stato. E chi? La Regione? Esatto. Prego. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, Laura Servi per il Movimento 5 Stelle. Anche il Movimento 5 Stelle voterà contrario a questa variazione del bilancio. Mi piacerebbe sapere, relativamente al piano triennale delle opere, per quanto riguarda le aree C0, vedo nel 2020 60.000 euro accantonati e nel 2021 120.000 euro che sono relativi appunto al discorso che l'assessore Santoni faceva di Via Norcia. Con quale delle due poste accantonate vengono realizzati i lavori che appunto lei dice che saranno fatti? Grazie. Grazie consigliere Servi, però colgo l'occasione per ribadire che in dichiarazione di voto bisogna comunicare la propria, diciamo, voto favorevole o contrario argomentando l'intenzione di voto e non chiedendo per chiarimenti. Ok, solamente perché l'ha fatto lei, l'avrebbe fatto anche il consigliere degli esposti in teoria. Dopo è intervenuto l'assessore Fratellini. Cerchiamo di contenere i dubbi nella fase del dibattito. Allora, se le dichiarazioni di voto sono terminate, passiamo alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Chi è favorevole? Undici favorevoli. Chi è contrario? Sei contrari, nessuno astenuto. Quindi il punto viene approvato a maggioranza. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Chi è contrario? 6 contrari, nessuno astenuto. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, che ha per oggetto istanza di potenziamento attività produttiva tramite procedimento unico in variante al PRG ai sensi dell'articolo 8 DPR 160/2010 e articolo 32 legge regionale 1/2015 in Bastia Umbra, Viale Europa, ditta Betatex SPA, approvazione. Passo la parola per l'esposizione all'assessore Fratellini. Sì, grazie Presidente. Questo è il passaggio finale di un procedimento SUAP che è iniziato un po' di tempo fa, riguarda l'ampliamento dell'azienda Betatex, un'azienda che opera in Viale Europa ad Ospedalicchio. Il fatturato dell'ultimo anno si attesta intorno ai 16 milioni di questa azienda, e di cui il 20% è rivolto verso l'estero e occupa circa 100 dipendenti. Quindi questa azienda ci ha fatto un'istanza di ampliamento su un terreno di sua proprietà che vedete sull'immagine. In pratica questa è la Betatex, lo stabilimento attuale, questa è Viale Europa e questo è il terreno di sua proprietà. Va sottolineato che questa zona era già una zona edificabile, faceva parte del è in variante perché usiamo anche una parte che era agricola, no? La parte dove viene il magazzino nuovo era agricola. Aspetta che la vediamo meglio qui. Allora, chiudiamo questo. Allora, qui siamo sempre... È la stessa vista. Questo è lo stabilimento attuale, questo è sempre Viale Europa. Qui è l'ampliamento di circa 3.000
e 400 metri, questa è la zona della Palazzina Uffici che viene realizzata nella zona dove già c'era l'edificabilità. Chiaramente viene fatto tutto con il SUAP perché, a dire la verità, inizialmente l'impresa ci aveva chiesto di attuare un SUAP per fare questo ampliamento e lasciare questa zona edificabile. Noi abbiamo dato parere contrario, l'ufficio anche, ma anche il sottoscritto ha dato parere contrario, in quanto non possiamo andare a riconoscere la necessità di un ampliamento da un'azienda che in realtà ha ancora dei volumi da realizzare. Diverso se quei volumi non sono sufficienti alle necessità dell'azienda, e quindi si è deciso di pianificare tutto l'intervento. Quindi questo è proprio il caso di scuola per cui la legge 160 può essere applicata, perché l'azienda che ha un terreno di sua proprietà intende potenziare la sua attività e quindi accede allo sportello unico per le attività produttive e grazie alla legge 160 ottiene la possibilità di fare l'ampliamento. Qui le difficoltà sono arrivate soprattutto dalla sovrintendenza, perché riteneva che ci fosse un impatto dal punto di vista paesaggistico precludendo la visuale su Assisi. Queste visuali che io vi mostro, qui vedete già c'è in pratica inserito l'edificio che verrà costruito, vedete che assolutamente rispetto alla linea di allineamento degli edifici già esistenti, rispetto alla bretella che porta dalla 147 la superstrada non è assolutamente impattante, lo vediamo meglio da qui, vedete che ancora l'edificio 2 peraltro dalla sovrintendenza è stato chiesto molto più basso, l'edificio 1 è stato arretrato e qui non si vede molto bene, magari ecco qui si vede meglio, è stato chiesto di fare la prima parte più bassa e la seconda alta 10 metri. Naturalmente nella parte alta verrà stoccato il materiale prodotto, perché in pratica l'azienda produce prodotti sanitari per le sale operatorie e per gli ambulatori. Chiaramente quando entra in produzione su un articolo ne deve fare determinate quantità per abbattimento dei costi, e quindi prima di cambiare la produzione deve avere lo spazio per poter accantonare il più merce possibile. Qui vedete lo stabilimento attuale, il luogo dell'intervento si trova sulla destra, qui in pratica stiamo all'inizio di Viale Europa, qui è un'altra visuale, sempre invece dal fondo, questa è la superstrada e qui in pratica siamo vicino al cavalcavia. Qui lo vedete dalla superstrada, è pressoché impercettibile rispetto a prima, quindi vedete che insomma, è stato fatto, abbiamo tenuto conto, insomma, i progettisti hanno tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni date dalla sovrintendenza proprio per poter fare questo importante investimento. Per quanto riguarda gli standard, una parte sono oggetto di monetizzazione, vengono monetizzati 367 metri quadri di verde pubblico a 83 euro e i parcheggi pubblici per 529 metri quadri, quindi 48.000 euro, circa 80.000 euro di monetizzazioni oltre agli oneri che dovranno versare. Questo perché l'azienda ha ritenuto importante mantenere ancora all'interno del proprio lotto questi 800 metri quadri che, per quanto riguarda l'uso pubblico, sarebbero stati pressoché diciamo inutili. Insomma, avere in verde pubblico lungo la 147, peraltro ce n'è già un pezzo che è quello che è relativo al precedente piano industriale, che era quello delle opere pie, come mi ricordo come si chiama, dove stava la Delta Fina, aiutami Pecci, il piano industriale di cui fa parte anche la Delta Fina, che era? No, Norpi. Era
Sì. Vabbè, lì c'era tutto un piano per cui ha costruito tutti, anche concetti aveva costruito, no? No, no, il PIP dopo è decaduto, non c'è. Quindi, però questa era una zona interessata da questo intervento e quindi questo verde che vedete qui, che prima era collocato lungo via Europa, è stato riposizionato qui perché era il verde di quel piano, quindi l'hanno semplicemente spostato. Naturalmente i parcheggi questi sono tutti accessibili dalla strada, il vecchio ingresso dello stabilimento rimane qui dov'è, in più ci sarà un ulteriore ingresso qui sempre su Viale Europa, qui viene lasciato, questa area non è stata, diciamo, tra virgolette monetizzata, proprio perché sotto ci passa la linea ad alta pressione del metano e quindi lì comunque sarebbe stato necessario lasciare una fascia di rispetto proprio per fare eventuali interventi, quindi sarebbe stata comunque un'area da lasciare a verde, quindi come vedete è stato posizionato il verde lungo la 147, il resto lo hanno monetizzato. In pratica è stata introdotta una norma nel PRG che è l'articolo 25 sextis, che è in pratica la zona di uno progetto ditta Petatex approvato con procedimento SUAP per il locale di Ospedalicchio, compresa tra la strada statale 75 Centrale Umbria e la strada regionale 147, approvato a seguito di un procedimento ex DPR 160-2010, valgono i seguenti indici e limiti: SUC 5.536 metri quadri, il volume 42.000 metri cubi, l'altezza, naturalmente queste SUC e questi metri cubi sono, includono anche quelli che già c'erano, quindi l'altezza massima è di 10 metri, è stato necessario fare una correzione perché inizialmente c'era stato scritto 8 ma in realtà era 10, quindi io non ho altro da aggiungere, sono a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari, grazie. Grazie Assessore Fratellini, apriamo il dibattito, ci sono consiglieri che vogliono intervenire su questo punto all'ordine del giorno? Consigliere degli Esposti per la Lega. Sì, grazie Presidente. Abbiamo visto la pratica in commissione qualche giorno fa, credo che da un punto di vista politico il SUAP sia assolutamente condivisibile anche per la scelta che comunque è stata fatta su tutta l'area, quindi qui andiamo incontro alle esigenze di un'azienda che ha bisogno di metri quadri ulteriori rispetto a quella a disposizione. L'area non presenta problemi particolari, in qualche modo abbiamo già dato indicazione che tutta quella fascia che è, diciamo, limitrofa a quei capannoni abbia un po' la stessa destinazione, quindi da questo punto di vista noi condividiamo la scelta fatta. Questioni tecniche che ci ha illustrato l'assessore in commissione da parte della soprintendenza a volte sembrano incredibili, però questo è quello che dicono le norme. Io volevo solo, se fosse possibile, rivedere dove era ubicata l'area verde prevista dal PPE, quella che poi noi abbiamo ritrasformato, ma prima dove era localizzata? Non c'era. C'era davanti. No vabbè, era solo perché non mi ricordavo bene, ma solo questo. Ah, questo qui. Questo sotto. Quindi era successivo rispetto all'edificio esistente. Ok. Niente, insomma, siamo confrontati in commissione, quindi ripeto, per noi la scelta è condivisibile. Grazie consigliere degli Esposti. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Altrimenti passerei consigliere Pecci per il Partito Democratico. Quale dichiarazione di voto? Allora, finalmente
Perché è stato armeggiata questa cosa, forse per eccesso di zelo, assessore Fratellini. Però finalmente, perché comunque l'intervento è un intervento di sviluppo produttivo, tra l'altro una produzione particolare e che quindi non si va ad accavallare ad altre, ne fa una diversa, molto specifica e particolare, che quindi può dare valore aggiunto al territorio. Sono queste le cose su cui dovremmo lavorare, in maniera che portiamo avanti progetti nuovi, innovativi ed altro. L'area è un'area industriale, limitrofa un'area industriale, adiacente ad un'area industriale, in prossimità di essa dovrebbero venire altri sviluppi commerciali, quindi andiamo a portare avanti un'idea di sviluppo, secondo me, adeguato al territorio. I parcheggi, solo una domanda: nel PIP, dove tra l'altro l'assessore Fratellini passa gran parte della propria giornata, era stata studiata una strategia per cui i parcheggi erano sempre parcheggi, sono perché sono lì, parcheggi accessibili perché per la fiera e per altre situazioni, quindi i parcheggi sono stati realizzati fuori dalle aziende fondamentalmente e poi sono diventati parcheggi pubblici. Adesso io mi sembra di aver capito che questa finalità e questo obiettivo è stato perseguito anche qui, perché comunque le aziende hanno bisogno di parcheggi, ma anche altre situazioni che si vengono a creare a volte possono utilizzare gli stessi parcheggi. Quindi noi siamo favorevoli a questo insediamento produttivo, per come e per dove è collocato, e dico finalmente. Grazie consigliere Pecci. Se non ci sono altri interventi, non so se l'assessore desidera replicare o il sindaco se vuole aggiungere qualcosa. Se no, ok. Dichiaro chiuso il dibattito e passerei alle dichiarazioni di voto. Sì, sì, parte che sì, PD l'ha già fatto, ma cioè nel senso. Consigliere Servi per il Movimento 5 Stelle. Come Movimento 5 Stelle noi votiamo contrari non tanto per il contrasto all'ampliamento dell'attività produttiva, ma perché la variante sulla base della quale viene fatto l'ampliamento, e cioè il terreno agricolo di pregio, in parte chiaramente scambiato chiaramente per consentire la costruzione e l'ampliamento, non è nei nostri canoni, nei nostri principi, che sono quelli chiaramente del risparmio del consumo di suolo. Ed è il motivo per cui, oltre chiaramente alla monetizzazione relativa alla parte del verde pubblico e dei parcheggi, ci vede appunto contrari per queste motivazioni. Grazie consigliere Servi. Consigliere Pecci per il Partito Democratico. Voglio dire, la città va pianificata, non ci sono santi, cioè l'amministrazione comunale deve fare questo, questo consiglio comunale deve fare questo, e quindi non possiamo far finta di niente, ci sono scelte da fare, a volte difficili, in questo caso facili, cioè andiamo a fare cose straordinarie, e quindi io ritengo che tra l'altro ne abbiamo bisogno, ma non perché dobbiamo creare queste condizioni, ma ne abbiamo bisogno per un atteggiamento, per avere un certo tipo di atteggiamento rispetto a quello che accade. Non abbiamo bisogno di uno sviluppo a tutti i costi, non abbiamo bisogno di fare per forza capannoni industriali che poi rimangono sfitti, sono stati fatti errori nel tempo, abbiamo fatti tutti, non dobbiamo fare per forza questa cosa. E quindi io non voglio che passi la sensazione che noi abbiamo questo approccio rispetto a questa decisione, no, dobbiamo fare quello che serve e dove si può fare. Questo serve e qui si può anche fare. Quindi credo che sia, noi voteremo a favore, quindi dichiarazione di voto in questo senso, credo che sia una scelta da portare avanti. Grazie. Grazie consigliere Pecci. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Geometra Bussati per Forza Italia. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, al Sindaco, la Giunta e i colleghi consiglieri. Chiaramente noi siamo a favore, ma siamo a favore per una serie di motivi. Qui ci troviamo in presenza di un'attività produttiva che dà lavoro a 100 persone.
il fatto di andare ad occupare una piccola superficie di territorio agricolo che è irrilevante, intanto una parte compromesso, ma anche se non lo fosse compromesso, possiamo noi rischiare di imbavagliare questa azienda non consentendogli un ampliamento e quindi con il pericolo che l'azienda si trasferisca o addirittura chiuda? Io dico, ci vuole un bel coraggio, per questo noi altri siamo a favore. Grazie consigliere Possati. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto istanza di potenziamento attività produttiva tramite procedimento unico in variante al PRG ai sensi dell'articolo 8 di PR 160/2010 e articolo 32 legge regionale 1/2015 in Bastia Umbra, via l'Europa, ditta Betatex SPA, approvazione. Chi è favorevole? 16 favorevoli. Chi è contrario? Movimento 5 Stelle, nessun astenuto, quindi approvato a maggioranza. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Un contrario e nessun astenuto. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, faccio soltanto una premessa generale, poiché sono tutte interrogazioni e interpellanze da qua fino alla fine, ricordo ai consiglieri che lo svolgimento si terrà con la presentazione anche argomentata dell'interpellanza o dell'interrogazione da parte del consigliere proponente entro i 5 minuti. Lo stesso tempo avrà l'assessore competente o il sindaco per le repliche e altrettanti per l'argomentazione del gradimento o meno della risposta da parte dell'amministratore. Interrogante, certo. Quindi il quarto punto è interrogazione presentata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, signora Laura Servi, ad oggetto interrogazione sulla mozione Plastic Free. Per quanto riguarda la nostra interrogazione, facciamo riferimento alla delibera unanime del Consiglio Comunale il 20 febbraio del 2019 della mozione presentata dalla consigliere Zocchetti nel corso appunto della scorsa consigliatura. Considerato che la Commissione europea ha recentemente emanato delle disposizioni atte a bandire la plastica monouso, parliamo chiaramente di norme che entro il 2021 non permetteranno più la circolazione di plastiche monouso, posate, cotton fioc, piatti, cannucce e quant'altro, perché sappiamo benissimo che i nostri mari e i nostri oceani ci restituiscono tutta la mondezza che è stata buttata così, sparsa, senza alcun criterio e senza nessun rispetto per l'ambiente nel corso dei decenni. Abbiamo visto le mareggiate delle scorse settimane a Salerno che hanno restituito quintali di plastica. Considerato che diversi comuni, enti regionali e statali hanno già deciso di aderire alla campagna Plastic Free Challenge, appunto Assisi, qui vicino a noi, sta facendo moltissimo anche attraverso la distribuzione delle borracce che possono essere riutilizzate agli studenti delle scuole, e che l'amministrazione comunale, peraltro anche Bastiola, si è fatta promotrice di percorsi tendenti alla gestione e alla differenziazione dei rifiuti in maniera virtuosa, nonostante, come ricordava prima l'assessore Fratellini, i risultati purtroppo stentano ad arrivare, ma questo parte chiaramente da una possibilità di agire culturalmente nei confronti delle persone, perché vediamo che i rifiuti buttati per la strada continuano imperterriti, perché io stessa mi sono trovata lungo la strada dritta che arriva fino alla rotatoria di Barbarossa, per capirci, praticamente di via San Bartolo, e ho visto allegramente uno da una macchina tirare giù il finestrino e buttare la busta della mondezza. Peccato che non potevo
corrergli appresso perché avrei rischiato un incidente, ma volentieri se avessi potuto prendere nota della targa l'avrei volentieri portata alla polizia municipale. Peccato che mi trovavo appunto due macchine dietro. Comunque, come Movimento 5 Stelle chiediamo all'amministrazione comunale come intenda procedere rispetto appunto al divieto d'uso della plastica monouso, per esempio nella sede comunale, negli uffici, e con un graduale e progressivo divieto dell'uso dei materiali plastici non compostabili per le attività di somministrazione di bevande ed alimenti anche nelle sagre, perché ad esempio la consigliere Zocchetti aveva rilevato nel dibattito del Consiglio Comunale del 20 febbraio che a Costano questo già avviene, mentre ad esempio nelle taverne del Palio purtroppo con il discorso che il costo è troppo elevato si continuano a servire bevande e cibi su piatti di plastica. Visto e considerato che il Comune peraltro contribuisce al Palio giustamente, però magari sarebbe per quanto riguarda noi appunto opportuno sollecitare un cambio di linea. Ecco, grazie per le vostre risposte. Grazie consigliere Servi. Prego l'assessore Fratellini per sì, la replica. Grazie. Ma dunque noi confermiamo quanto detto in precedenza in occasione del voto unanime sulla precedente mozione. Voglio puntualizzare una cosa che prima mi è sfuggita. Lo scarso risultato della raccolta differenziata proviene soprattutto dalla zona industriale e tant'è che da gennaio partirà il nuovo servizio della zona industriale su cui abbiamo deciso di investire in maniera decisa proprio perché siamo certi che nel resto del territorio, ad esclusione della zona industriale, siamo anche al di sopra dell'80%. Il problema è che circa il 30% dei rifiuti vengono prodotti dalla zona industriale e nella zona industriale ci vengono consegnati soprattutto rifiuti non differenziati. Quindi adesso riorganizzeremo tutto il servizio e quindi io spero che i risultati cambino. Per quanto riguarda invece questo discorso del plastic free, noi abbiamo valutato, come avevo detto allora, anche insieme al segretario, la possibilità di fare un'ordinanza per vietare l'uso di questo tipo di materiale sul territorio comunale, ma abbiamo sempre rilevato che si trattavano di ordinanze temporanee e soprattutto emesse da località turistiche che quindi potevano fare questo tipo di ordinanza dal punto di vista diciamo temporale come ordinanze stagionali. La scelta che abbiamo fatto e abbiamo già dato disposizione agli uffici di elaborare un testo da inserire nel regolamento dei rifiuti che sarà riapprovato come avviene tutti gli anni in occasione del bilancio e dell'approvazione della Tari, quindi andremo a prevedere all'interno del regolamento, proprio appoggiandosi anche sulla previsione dell'Europa che ha già previsto una data per di scadenza per l'utilizzo di questo tipo di materiale, e quindi andremo a inserire nell'interno del regolamento, adesso magari lo argomenteremo anche in commissione prima di varare il testo definitivo, l'intenzione dell'amministrazione è quello di impedire l'uso di questo tipo di materiale, non la vendita, perché altrimenti potremmo essere chiamati fino a che è possibile usarlo sul territorio nazionale. Non è detto che un negoziante di Bastia non possa vendere a qualcuno di un altro comune, quindi noi ne vieteremo l'uso nel territorio comunale durante le manifestazioni pubbliche. Adesso dovremo valutare, faccio un esempio per capirci meglio, una manifestazione pubblica è la sagra, è la festa sagra della Porchetta, le taverne dell'ente Palio. Ma un'inaugurazione di un negozio è una manifestazione pubblica, quindi inseriremo anche queste, questo lo dobbiamo valutare insieme. Se
e io faccio il rinfresco a casa mia per il compleanno di mio figlio, è una manifestazione pubblica, non credo, quindi in quel caso, fino a che non entrerà in vigore il discorso della normativa europea, e che peraltro deve essere recepita dall'Italia, io credo che questo fino a quella data debba essere consentito. Quindi la festa che fa la proloco, la presentazione di un libro, queste secondo noi sono tutte manifestazioni pubbliche dove un piccolo sforzo per acquistare prodotti biodegradabili non fa venire meno la necessità, insomma, se si spende 10 euro in meno per il cibo e 10 euro in più per questi prodotti, perché effettivamente io capisco anche l'osservazione fatta anche dagli organizzatori delle feste. Io, a dire la verità, ci avevo pensato appena è uscito il Materbì di fare un accordo con i rioni per usare questo tipo di materiale. C'era anche la regione che contribuiva, però dava 1000 euro a festa, e considerate che un rione, avevamo visto che allora, perché erano i primi tempi, adesso anche i prezzi delle cose, degli oggetti sono molto diminuiti, allora c'era una differenza per un rione di circa 7000 euro su un anno, quindi anche se il comune avesse messo 1000 euro la regione, voi capite che fargli spendere 5000 euro in più era un po' difficile. Io credo che adesso ci possano essere le condizioni, e quindi io rispondo con piacere all'interrogazione dicendo che quando approveremo il regolamento della Tari magari faremo anche una seduta preliminare in commissione prima di portare in consiglio comunale il provvedimento, proprio per cercare di accogliere i suggerimenti di tutti quanti dopo aver fatto le opportune verifiche. Grazie. Voleva... Allora parlo. Prego, allora sindaco. Sì. Tra l'altro, oltre che di attenzione e riflessione, c'è anche un percorso di formazione, lo stiamo promuovendo. Volevo richiamare anche la parte del concorso del palio, l'eco palio, perché in effetti comunque noi eroghiamo un premio all'avione, no, che poi è riuscito a riciclare, quindi a non usare anche la plastica diversamente dagli altri. Per quanto riguarda, per esempio, oggi noi stiamo la festa, no, quello che stiamo organizzando per il Natale, nella terza struttura dove si prevedono delle serate a tema, apericena e quant'altro, lì per esempio la plastica sarà bandita. Abbiamo anche pensato qualcosa che non è solo legato alla plastica, ma anche legato un po' a tutta a una formazione, una visione ecologica. Porteremo una giostra ecologica, cioè una giostra per bambini, che abbiamo visto e abbiamo promosso tanto anche la partecipazione delle nostre scuole alla mostra mercato Fa la cosa giusta, dove in effetti tutte le scuole di Bastia partecipano anche al concorso della Geseno, ma non solo, lì abbiamo trovato questa giostra, come le dicevo, che viene spinta a pedale tramite dinamo e serve, e la porteremo in piazza, quindi a promozione di. Non solo, abbiamo anche organizzato un concorso sul piano, no, quindi delle idee, o lanciare delle idee da parte dei bambini, ma anche di adulti, per come vorrebbero o promuovere attività o quant'altro per il discorso ecologico che investe un po' tutta la città. È un percorso lungo, non solo, stiamo ragionando sulla possibilità quindi di introdurre nelle scuole anche l'uso delle bottigliette, quindi delle borracce, scusatemi. E certo è che costano, e quindi è un discorso che stiamo comunque cercando di realizzare attraverso anche la ricerca di sponsor, però è l'obiettivo a cui vogliamo arrivare. Certo è, Assisi sotto questo aspetto è più fortunata, quindi riesce più facilmente a raggiungere subito, però anche noi ci stiamo mettendo buona volontà.
Grazie al sindaco. E passerei. La consigliere Servi può replicare per dire se ha gradito o meno la risposta argomentando. Sì, mi ritengo soddisfatta, ecco, rispetto al discorso delle scuole ho apprezzato moltissimo il fatto che alla scuola materna di Santa Lucia abbiano appunto implementato questa cultura del plastic free, perché tanto si parte dai piccoli, perché come si suol dire ciò che seminiamo poi lo raccoglieremo. Quindi magari se riuscissimo, ecco, noi ci facciamo anche chiaramente portavoce di quello che possiamo fare come cittadini per sostenere questo tipo di interventi, magari anche perché no, cercando un eventuale sponsor che possa darci questa opportunità per iniziare appunto dai bambini dalla 25 aprile, dalle mense e quant'altro per apportare questo cambiamento sicuramente positivo per tutti noi. Grazie. Grazie consigliere Servi. Passiamo allora al quinto punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal consigliere comunale del gruppo Movimento 5 Stelle, signora Laura Servi, ad oggetto interrogazione sul protocollo intesa sul controllo del vicinato. Passo la parola al consigliere Servi per l'esposizione della interrogazione. Sempre nella scorsa consigliatura, il 10 di aprile, con delibera numero 27, il Consiglio Comunale ha approvato unanimemente la delibera appunto che prevedeva l'adesione del protocollo d'intesa con la Prefettura di Perugia per il controllo del vicinato. Abbiamo naturalmente appreso che la scorsa settimana il sindaco ha firmato il protocollo con la Prefettura e questa è una notizia che ci fa molto piacere e pertanto diciamo così che verrebbe a cadere il motivo dell'interrogazione, ma quello che chiediamo in questa sede a questo punto è come vogliamo metterla a terra, cioè metterla in atto, consigli di quartiere, responsabili di frazione e sicuramente appunto gli incontri che il sindaco sta facendo nelle frazioni torneranno utili a questo scopo e magari, non so, coinvolgere le associazioni di volontariato, ecco, quanto potrà dirci in merito sarà veramente apprezzato, grazie. Dicevamo, ci stavamo confrontando con il segretario, tecnicamente, cioè il motivo dell'interrogazione è decaduto, le altre indicazioni sarebbero un altro oggetto, però se il sindaco ha attenzione, certamente. Sì, no, sì, prego sindaco. No, assolutamente, raccolgo e anzi mi fa piacere e ringrazio. Sì, in effetti l'altro ieri, diciamo la settimana scorsa, ho firmato il protocollo insieme al prefetto e ho invitato, anzi costituito un tavolo tecnico sulla sicurezza, invitando quindi innanzitutto le forze dell'ordine per fare una valutazione iniziale e non solo la Polizia Municipale. Perché è chiaro, questo protocollo noi lo riconosciamo, ci serve, un ottimo strumento, dall'altra parte però invitiamo a un'analisi alquanto articolata, anche a una lettura complessiva, evitando quelle che possono essere tante volte le situazioni prese nell'immediatezza che non producono poi di fatto ciò che abbiamo, che vogliamo realizzare. Mi spiego meglio e su questo anche il prefetto è stato molto chiaro. Il controllo di vicinato non è assolutamente ciò che tante volte banalmente o anzi in maniera errata visto come una ronda, ecco.
vanno certamente valutate tutte le situazioni, fatta l'analisi con chi sono poi i soggetti preposti, pertanto le forze dell'ordine, che ci dovranno dare anche delle indicazioni come procedere anche per una collaborazione fattiva nel tempo, poi cominceremo ad avere l'idea, ma questo certamente avrà modo anche di esprimersi attraverso una commissione, ci dobbiamo vedere perché è un impegno che riguarda tutta la città, quindi vedere se coinvolgere le associazioni, che genere di associazioni, non è in automatico assolutamente quello a cui faceva lei riferimento, dottoressa Servi, sul fatto di aver effettuato in questo periodo le riunioni di zona, perché non ne abbiamo mai parlato, ecco come uno spinta, sì, abbiamo raccolto, sì, un coinvolgimento, non, niente di più per ora, perché ci andiamo proprio con tutta la dovuta lettura critica e progettuale, perché in effetti è uno strumento che deve avere un grosso valore aggiunto per la città e non certamente un elemento di ulteriore tensione, e questo credo che possa condividerla come una lettura che riguarda un po' tutti, no? Non solo quello che stiamo realizzando dal punto di vista amministrativo. Sta di fatto, ecco, come diceva il prefetto, dobbiamo lavorare insieme per concertare e individuare le azioni giuste. Naturalmente mi ritengo soddisfatta, era soltanto il mio un input relativamente al discorso che questo circolo virtuoso che prevede la partecipazione dei cittadini, che non diventano dei poliziotti a modi gangster, ma semplicemente il fatto che si segnala, perché noi nel 2015 come Movimento 5 Stelle facemmo un evento al centro San Michele in cui era presente il maggiore Caccetta, che è stato, diciamo così, il fautore del controllo di vicinato in gran parte appunto dei comuni italiani, che poi ha dato origine al protocollo che è anche stato adottato dalle varie prefetture, nel senso che io segnalo che sto andando in vacanza, il vicino comunque controlla la mia cassetta delle lettere, guardo che effettivamente sia tutto in ordine, perché ad esempio io so di un furto che è stato sventato nella zona di virgolette Borgo Primo Maggio, non so se lì è già Borgo Primo Maggio, comunque la zona tra dove si trova un'attività di un bed and breakfast e la pasticceria Mela, proprio perché i vicini hanno sentito il rumore di quelli che si stavano arrampicando sulla cola e hanno fatto presente il fatto alla figlia di questi signori che non c'erano, e poi sono arrivate le forze dell'ordine. Quindi ecco, è questo il comportamento virtuoso attraverso la presentazione che sicuramente l'amministrazione farà attraverso le assemblee pubbliche, l'affissione della segnaletica apposita e quant'altro, che comunque faranno in modo che appunto ci sia una partecipazione attiva di tutti al bene che riguarda tutti. Grazie consigliere Servi. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri comunali gruppo consigliere Lega signore Katia Degli Esposti e Jessica Migliorati, ad oggetto interrogazione su stato di redazione del piano urbano del traffico aggiudicato con determina 806 del 19 novembre 2018. Chi espone? Consigliere Degli Esposti. Aspetta, rispondo io. Grazie presidente. Come avete già sentito, l'oggetto di interrogazione è quella che vogliamo capire a che punto siamo per quanto riguarda la redazione del piano del traffico. I tempi nel mondo pubblico sono sempre molto lunghi, ma questo era uno strumento che era propedeutico per quanto riguarda l'approvazione del nuovo PRG. In campagna elettorale era stato scritto entro 90 giorni avremo un nuovo PRG, ma qui probabilmente tra quello che si dice e poi quello che in qualche modo riusciamo a capire dagli atti amministrativi, la situazione è abbastanza diversa. La redazione doveva essere pronta per marzo 2019, siamo a novembre, non abbiamo avuto modo di capire a che punto è la situazione, quindi chiediamo al sindaco o all'assessore competente come sia, a che punto siamo con la redazione di questo piano.
Grazie consigliere degli esposti, passo la parola all'assessore Fratellini. Sì, grazie. E dunque io prima ho fatto un accenno alla situazione un po' degli appalti pubblici e degli incarichi che vengono dati dalle amministrazioni. Purtroppo lo vediamo tutti i giorni anche in televisione, non è solo una questione di Bastia, cioè ci sono fondi che non si riescono a spendere, ci sono interventi programmati di manutenzione che non si riescono a fare. E quindi in pratica siamo in una fase in cui ci sono grandi difficoltà da questo punto di vista e in particolar modo mi riferisco anche ai cantieri che il Comune stesso ha in corso, che tutti sforano con i tempi previsti e quindi naturalmente al di là poi dei provvedimenti che saranno presi e delle conseguenze dei ritardi, il fatto è che in pratica le cose che uno ha previsto non si fanno. In questo caso noi dopo un inizio di confronto con questa azienda che è toscana, che si era aggiudicata l'incarico, abbiamo incontrato questi signori anche con la Giunta, hanno iniziato a fare delle elaborazioni. Poi come vedete questo è il cronoprogramma che mi ha mandato il responsabile architetto Lanzi, sono state fatte numerose sollecitazioni perché l'intervento, cioè il lavoro, non vedevamo passi avanti sul lavoro. Alla fine si è instaurato una specie di contenzioso perché loro avevano bisogno dei dati del traffico dell'ANAS sulla strada statale, sulla superstrada, ma nel contratto non era previsto che noi dovessimo dare questo, gli abbiamo detto chiedile all'ANAS, l'ANAS non gliela dati. Quindi insomma, per farla breve, oggi l'architetto Lanzi gli ha revocato l'incarico, quindi adesso noi dovremo dare un nuovo incarico a una nuova società, proprio perché l'abbiamo ritenuta quella che si era aggiudicata il lavoro un'azienda inadempiente, e quindi siamo arrivati a revocare proprio, oggi è stata mandata via la PEC con la revoca dell'incarico, quindi andremo avanti, adesso ricominceremo con una nuova società sperando di chiudere nel breve tempo questa questione. Voglio semplicemente però precisare che lo studio del traffico c'era stato chiesto dalla Regione, anzi c'era stato consigliato dalla Regione prima di arrivare all'approvazione definitiva del PRG parte strutturale. Quindi non è che adesso noi ci dobbiamo fermare, cioè noi andiamo avanti lo stesso, andremo avanti proprio perché prima di approvare definitivamente la versione del PRG dobbiamo fare alcune scelte che riguardano alcune soluzioni di viabilità, soprattutto quelle che collegano e chiudono l'anello dal lato Santa Maria degli Angeli, cioè nel documento programmatico e nelle tavole che andremo ad adottare vengono mantenute le due ipotesi di superamento di questa situazione, una che passa sul confine con Santa Maria degli Angeli, una più interna che va in via Mezzo Miglio, che usa via Mezzo Miglio. Come peraltro abbiamo fatto la verifica della possibilità di fare un unico anello sul ponte sul Chiascio e sul Tescio, adesso dovremo sicuramente decidere, lo studio ci è stato restituito, ma sicuramente andremo avanti con l'ipotesi che prevede due rotatorie, una su via Mantovani e una sul ponte, che è conforme al progetto preliminare già approvato, su cui la sovrintendenza si è già espressa, ha dato un parere favorevole. Quindi noi adesso infatti dovremo dare indicazioni, proprio l'adozione del PRG avverrà prevedendo già queste due rotatorie, consentendo comunque un intervento prioritario sulla rotatoria sul ponte, per poi avere comunque la possibilità di fare la seconda rotatoria che non sarà invariante al piano regolatore. Insomma, ecco, quindi il piano del traffico è importante e ci dispiace dover constatare che questa azienda non è stata in grado di
di ottemperare all'incarico che aveva preso, la spesa era di 14.000 euro, quindi è stato revocato l'incarico, adesso contiamo di rivolgersi ad altri soggetti, magari cercando di fare, qui vedete uno passa sempre dal discorso della trasparenza e della situazione, no? Di dare la possibilità a tutti quanti, però dare un incarico di 14.000 euro a un'azienda che risiede fuori regione, già questo se deve venire giù 10 volte, no? Voi capite che va incontro a delle spese importanti, quindi credo adesso il responsabile del settore valuterà come procedere, come individuare il nuovo affidatario. Io, la mia indicazione, l'indicazione anche dell'amministrazione, è quella di cercare di fare in modo che insomma, l'opportunità rimanga in un territorio abbastanza ristretto, proprio perché per avere un'interlocuzione abbastanza serrata e raggiungere l'obiettivo per cui sono stati stanziati i soldi. Grazie. Grazie Assessore Fratellini. Passo la parola al Consigliere degli Esposti per commentare il gradimento. Grazie Assessore Fratellini, solo cattive notizie. Quindi quello che probabilmente è stata un'interrogazione dettata più che altro a quella che era la valutazione dei tempi del PRG si è dimostrata, diciamo, in qualche modo anche positiva, se poi questo ha determinato proprio la revoca dell'incarico, evidentemente non c'erano più spazi e margini per poter andare avanti. Io mi ricordo che al settore urbanistica erano stati dati 40.000 euro per il piano del traffico, lei mi dice che ne abbiamo utilizzati 14.000. Io spero che venga dato un nuovo incarico, perché prendere decisioni importanti per poter lavorare ed essere, prendere delle decisioni e fare delle scelte giuste in tema di infrastrutture, credo che sia possibile farlo solo se abbiamo uno studio appropriato che in qualche modo ci fa capire come, quali sono le scelte da effettuare, sia per quanto riguarda la zona verso Santa Maria, come da via Roma arrivare alla Sissana, come lavorare sul ponte di Bastiola, il discorso di via Montevettore, che oggi vediamo essere già molto molto intassata e quindi essere diventata una strada decisamente, no, di carattere urbano e non più sicuramente una strada che serviva, diciamo, per evitare il centro abitato. Quindi ripeto, la situazione in qualche modo mi preoccupa, non vorrei che andiamo avanti per quanto riguarda l'elaborazione del PRG senza questo studio sicuramente favorevole. Quello che mi rassicura, e finisco con una battuta, che lei, Assessore Fratellini, stamattina sulla Nazione, ho letto un suo comunicato dove dice che per fare il PRG ci vogliono anni, io direi decenni, quindi probabilmente il tempo ce l'abbiamo anche per l'elaborazione del piano del traffico, dando l'affidamento a una nuova azienda. Grazie. Grazie Consigliere degli Esposti. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Avente ad oggetto interpellanza presentata dai consiglieri comunali del gruppo consigliare Lega, signore Katia degli Esposti e Jessica Migliorati, ad oggetto interpellanza scuola primaria 25 aprile su criticità emerse per infiltrazioni d'acqua a seguito di temporali e situazione viabilità dell'area. Passo la parola al consigliere Migliorati per l'esposizione dell'interpellanza. Sì, buonasera al sindaco, alla giunta, ai colleghi consiglieri. Allora, in questa interpellanza andiamo ad analizzare la situazione della scuola, della nuova struttura dell'edificio di 25 aprile. Premesso che appunto in data 14 settembre è divenuta operativa la nuova scuola primaria di 25 aprile, che vede accorpati i plessi della scuola primaria di Bastiola di 25 aprile e di Cipresso, oltre che agli alunni della scuola dell'infanzia di Bastiola. È chiaro che il trasferimento è stato reso necessario dopo aver preso atto della inidoneità statica dell'edificio della scuola primaria di Bastiola. Nei giorni successivi al trasferimento degli istituti presso la nuova scuola di 25 aprile abbiamo assistito all'inaugurazione, constatando anche con dispiacere già da subito alcune criticità che emergevano dall'edificio. E soprattutto che appunto
l'edificio era ancora in fase di completamento, tanto che le aree esterne si presentavano ancora in un'area ancora in cantiere. Constatato che nel giorno 2 ottobre l'intero territorio del comune di Bastia Umbra è stato investito da un forte temporale che chiaramente ha interessato anche l'edificio scolastico, e in ragione a questo evento meteorologico siamo stati contattati da diversi concittadini, utenti chiaramente per tramite dei loro figli del nuovo edificio scolastico, i quali ci hanno inviato foto che abbiamo allegato all'interpellanza, che testimoniano una situazione di gravi infiltrazioni di acqua in diversi punti della struttura, sia del piano primo che del piano terra. Una particolare criticità è emersa nell'aula destinata alle attività motorie, che è risultata completamente allagata a causa del flusso dell'acqua che entrava dalle porte antipanico. Considerato che la scuola di 25 aprile appunto è stata inaugurata da poco e ha investito anche un aspetto finanziario da parte di questa amministrazione importante, e oltre quindi ad evidenziare delle situazioni di lavori non eseguiti a regola d'arte, in considerazione di quanto detto è chiaro che sono emerse delle criticità importanti e che hanno destato preoccupazione per gli utenti della scuola. Oltre a questa situazione precaria relativa all'edificio, c'è stata riportata una situazione di criticità anche in relazione alla viabilità della zona. Sicuramente questa situazione è stata resa critica dal cattivo comportamento degli utenti, rispetto a quali è chiaramente necessario intervenire attraverso l'azione della polizia locale, che a volte, ma non sempre, si trova presente nell'orario di ingresso e di uscita della scuola. Tutto ciò premesso, interpelliamo lei, signor Sindaco, per sapere cosa ha fatto e cosa intende fare per risolvere le questioni a lei attenzionate in questo scritto, se può fornire oggi una risposta concreta ai genitori degli alunni della scuola di 25 aprile che risultano allarmati per il disagio subito e che molto probabilmente si creerà in futuro, soprattutto perché la polizia locale non interviene per arginare la situazione del parcheggio selvaggio che limita chiaramente la viabilità di quell'area, rendendo la strada di accesso alla scuola di fatto una strada con un'unica corsia. Se la tematica attenzionata fosse già stata risolta da questa amministrazione, la preghiamo di darcene comunicazione fornendo una spiegazione in merito alle modalità adottate. Grazie. Grazie consigliere Migliorati. Questo vuole integrare il sindaco? Non lo so. Replica allora l'assessore Santoni. Va bene, rispondo anch'io, nel senso il sindaco magari integra. Mi sento molto coinvolto dalla questione. Va bene, faccio. Grazie signor Presidente. Iniziamo da cronostoria. Mi sono insediato, o meglio, il sindaco si è insediato, mi ha nominato assessore il 18 giugno e mi sono da subito occupato della situazione della scuola 25 aprile. La scuola 25 aprile era già fortemente in ritardo, sebbene andava consegnata entro maggio, infatti il già sindaco Anzideri voleva essere presente all'inaugurazione con la fascia da sindaco, ma purtroppo per svariati motivi questo non l'ha potuto fare, quindi io dovrei un attimino interrogare non il partito ma magari un consigliere della Lega, dico come mai doveva essere consegnata a maggio invece a giugno ancora in alto mare, nel senso che mancano almeno 6-7 mesi di lavori, visto che no, il 23 settembre troviamo un articolo che dice gran parte del lavoro è di cate di esposti fatta dal gruppo della Lega, gran parte del lavoro l'ha fatto a degli esposti, però ovviamente si interroga a noi per problematiche, per carità. No, io non voglio di questo perché ci mancherebbe. Cosa che dico sicuramente che era in ritardo, che quando lei era assessore aveva dei ritardi e non ha monitorato, non so, ma ce lo deve dire lei perché a giugno già avevamo 6 mesi di ritardo, quindi quando lei è assessore aveva già un ritardo accumulato non indifferente, che non consentiva la consegna nei tempi previsti. Quindi questo è, diciamo, la cronostoria. E andiamo avanti, ci mancherebbe, io faccio tutta la storia di quanto è accaduto. Poi che succede? Che ovviamente convochiamo subito la ditta, la responsabile, il direttore dei lavori, facciamo una riunione completa con gli assessori del sindaco e chiediamo di terminare velocemente i lavori anche alla luce di quanto detto dal consigliere che ha esposto l'interpellanza. Della presenza di problematiche. Scusate, invito i consiglieri a
quantomeno moderare il tono della voce. Scusi, assessore. Quindi noi abbiamo necessità di far aprire questa scuola a settembre, e ci sono 6 mesi di lavori da fare, ma bisogna renderla utilizzabile. Quindi le opere che possono consentire l'ingresso degli alunni e degli insegnanti a scuola devono essere fatte entro l'apertura, all'inizio dell'anno scolastico. Questo è avvenuto. Ovviamente quando si va di fretta qualcosa può non venire bene, quindi non bisogna andare di fretta e purtroppo siamo dovuti andare di fretta. E quindi, come ripeto, è una situazione che già ho trovato ereditata. Che è successo? Che purtroppo ci sono state infiltrazioni delle opere realizzate male, per esempio non è stato realizzato bene il terrazzino del primo piano che consente la via di fuga verso la scala d'emergenza, dove la pendenza era stata fatta all'incontrario. No, assolutamente no, colpa di chi ha realizzato l'opera, infatti hanno provveduto a rifarlo e a ripristinare, diciamo, dare la giusta pendenza. Poi, poi infissi stati messi in maniera non consona, e anche lì si è provveduto, sono stati sistemati mediante la registrazione delle aperture a Vasistas, quindi non era stata fatta una corretta registrazione e quindi filtrava l'acqua quando c'erano le piogge, diciamo la cosiddetta pioggia a vento, via. Poi andiamo avanti, che è successo lì dalla palestra, che è stata l'infiltrazione quella purtroppo più importante. Sono stati fatti dei lavori sempre lì dal terrazzo, perché molto probabilmente filtrava l'acqua dalla soglia della porta d'ingresso al refettorio. È stato rimosso, è stata rimessa la guaina e sembra che ora il problema sia risolto. Ora non ci sono più infiltrazioni d'acqua, hanno fatto delle prove, comunque anche il tempo, la natura ci ha aiutato a fare le prove. Sembra che ora da una plafoniera non esce più acqua, dall'altra piccolo gocciolio, ma forse dovuto ancora all'impregnatura del cartongesso che purtroppo ha subito un'infiltrazione importante, quindi molto probabilmente si dovrebbe asciugare e dovrebbe tra virgolette la caduta l'infiltrazione dell'acqua. Ce lo spieghiamo che questo sia il problema e quindi sia stato risolto. Per quanto riguarda la pavimentazione, quindi la gomma che riveste il pavimento, è stata già ordinata e verrà a breve rimessa, perché ovviamente si è danneggiata, è evidente, si vede anche dalle foto. Poi andiamo avanti, la copertura. C'è anche un'infiltrazione nell'ingresso dove si mettono le bidelle, e sì, la postazione dei bidelli, lì c'è piccola macchia nel muro, è dovuta alla mancanza di una copertura, se lo leggo ve lo dico, sì, il cavedio che riveste le macchine esterne. E praticamente questo cavedio va montato con una gru particolare, perché è molto alta la scuola, e va fatto in orari di chiusura della scuola, quindi verrà fatto il 30 novembre. Quindi anche lì purtroppo c'erano infiltrazioni perché non c'era questo cavedio, quindi la copertura provvisoria ovviamente non può reggere per queste importanti piogge dell'ultimo mese. Per quanto riguarda l'area di attesa, come l'avete chiamata voi, quella non è un'area di attesa, quella è un atrio, credevo che l'ex assessore degli esposti lo sapesse, ma glielo dico io. Quella non è un porticato, ma non area attesa, perché i genitori devono stare fuori dalla scuola, non devono andare lì sotto quel porticato. E le lamiere dovrebbero essere molto scusate, chi è qui? Ah, non lo so, vabbè. E queste lamiere sono paravento e frangisole,
non servono per coprire, come avete detto voi, l'area di attesa. Verranno montate a breve e comunque ditelo alle insegnanti, magari sono in contatto con voi, che lì non è un'area di attesa. Quindi anche se è bene... non è un problema serio, consigliere, però se vi fossero stati rispettati, molto probabilmente queste piogge, quelle lamiere già erano state montate e quindi oggi avremmo avuto altre situazioni. Forse le infiltrazioni c'erano uguali, non lo so, non possiamo sapere, ma ciò che non è stato montato è ovvio, non sono state montate per i ritardi accumulati nel corso del tempo. È evidente che non tolleriamo neanche noi quanto accaduto, no, come non lo tollerate voi, e quindi sono state, vi leggo, sono stati fatti 115 verbali di contestazione dal direttore dei lavori e 10 ordini di servizio alla ditta che sta eseguendo i lavori. Quindi non è che siamo stati fermi. Quindi verranno applicate le penali che sono previste. Quindi su questo punto di vista massima rigidità. Anche oggi il direttore dei lavori, ovviamente l'abbiamo visto anche questa mattina, è stato fatto un cronoprogramma su quanto dovrà essere fatto entro fine anno, perché la realizzazione dell'opera dovrebbe essere compiuta entro il 31 dicembre, quindi speriamo che... Però stanno andando avanti, hanno risolto molti problemi e spero anche questo delle infiltrazioni sia stato risolto. Non so se ho messo qualcosa da dire. Le tinteggiature, gli infissi, via discorrendo, comunque sono stati sistemati, la tinteggiatura verrà rifatta in maniera consona, è ovvio che è stata fatta un pochino, detta la bastiola, tira via, per consentire l'apertura della scuola in tempi utili. Purtroppo questa fretta porta a... non per questo non verrà rifatta nel momento opportuno, perché ora serve quella scuola. E comunque voglio concludo ribadendo che queste nuove opere che sono state fatte ovviamente non verranno pagate, perché come succede al privato anche nel pubblico, quando l'opera non è consona non viene pagata dal pubblico, quindi me la rifai e deve essere e comunque siamo fermati anche coi pagamenti, perché ovviamente non possiamo dare dei soldi a questa ditta finché non abbiamo la garanzia che tutto quanto venga realizzato in maniera ottimale. Grazie. Più che altro velocemente, assessore. La viabilità, mi sono dimenticato di parlare di viabilità, perché c'è anche questo punto. La viabilità, purtroppo quell'area non è completata, manca una UMI che deve partire, non ci sono a breve intenzioni di farla partire, quindi come possiamo intervenire? Innanzitutto possiamo intervenire facendo magari... prevedendo, se vediamo ancora che privato non ha intenzione di andare avanti sull'inizio lavori, sostituirsi a privato e realizzare noi magari quel tratto di strada che collega la rotonda di fronte alla scuola con via Tozzoli, tanto per esempio, magari rivediamo la convenzione, lo realizza il comune e poi il privato, quando realizzerà l'opera, pagherà quello che doveva pagare per realizzare quella strada. Possiamo magari intervenire in quella maniera. Per quanto riguarda i vigili, più di così non possiamo fare, il corpo è esiguo, piano piano lo stiamo implementando, però sì, c'è quasi sempre il vigile, però purtroppo l'implemento promesso in campagna elettorale c'è stato di un'unità, però il corpo ancora non è sufficiente. Il sindaco ha detto chiaramente che vuole implementare 5 unità corpo della polizia locale, e ovviamente sarà uno per anno, massimo due. Quest'anno un'unità, prossimo anno speriamo una se non due, e magari di rendere un corpo consono adeguato che merita la città di Bastia. Grazie. Grazie assessore Santoni, passo la parola al consigliere Migliorati per il gradimento o meno della risposta. Sì, il gruppo della Lega si ritiene non soddisfatto da quanto appena detto dall'assessore Santoni, non soprattutto in merito della sostanza, perché non possiamo sempre ripartire da ciò che è stato, ma dovremo guardare quello che è, e non mi sembra appunto adeguato all'interpellanza ripartire sempre da una cosa già fatta e passata, ma quanto soprattutto si sarebbe dovuto rispondere su quello che questa amministrazione avrebbe messo in campo in questo momento per risolvere il problema. Ciò che ci rimane ancora il dubbio è appunto sulla viabilità, che seppur emergendo
come lei dice, il problema dell'Auser e della Polizia Locale, cioè della realizzazione di questa viabilità che deve essere ancora completata, il problema c'è, permane, quindi ciò che dovrebbe essere interesse di questa amministrazione è andare sicuramente a risolvere il problema nell'immediato, o quantomeno cercare di tamponare il più possibile. Sicuramente un'altra cosa molto importante per il quale non ci riteniamo soddisfatti della risposta è il fatto che i ritardi non giustificano una cattiva esecuzione dei lavori. Perciò, per questa ragione è ovvio che, appunto, come diceva l'assessore Santoni, ci verranno applicate delle penali sui lavori eseguiti, ma in questo momento il problema resta e c'è ed è evidente, quindi non abbiamo trovato una sostanza nella sua risposta. Grazie. Interpellanza una volta, assessore, per il gradimento della risposta. Non batte quello come ha detto, no? Cioè, interpellanza è prevista. Ma no, io non credo, ma... No. Sono no, ok. Scusate, sì, può replicare il sindaco o l'assessore delegato. Prego. Replico solo per, non per fare polemica assolutamente, ma per ricordare i tempi. Certo, è vero che il tempo è un'estensione dell'anima, però 6 mesi nemmeno non possono estendere l'anima all'infinito, né tantomeno possono cercare di correggere le questioni pregresse. Forse fra un anno, fra due, non avremo più necessità di dover recuperare un passato, perché saremo responsabili appieno del presente. Ma oggi questo passato ci pesa e io riconosco il grande impegno che ha fatto l'assessore nel seguire adeguatamente, in maniera proprio costante, questo problema della scuola di 25 aprile, che tra l'altro, al di là dell'infanzia, comunque sapevamo tutti che sarebbero andati lì dei bambini della scuola primaria con le difficoltà anche di viabilità, perché non era possibile ieri pensare che la viabilità fosse sistemata oggi. Pertanto il disagio che si è prodotto è un disagio che deve essere valutato e ponderato da prima. Si è amplificato leggermente solo per l'ingresso della scuola dell'infanzia, 3 sezioni e non più. Ma un'altra cosa che io vorrei ricordare è il fatto che io una domenica con l'ingegner Tintori, dopo la bomba di 2 settimane fa, sono andata a fare il sopralluogo di sera, chiamando la coordinatrice della scuola, perché fondamentalmente lo sappiamo che questa scuola ha delle problematiche. E questa scuola di queste problematiche, mi dispiace cari signori, ci dobbiamo sentire tutti corresponsabili, perché non è solo un problema nostro, ma è un problema di tempi di ieri, di tempi di oggi e di tempi di domani, perché dobbiamo ancora correre dietro al fatto che in effetti questi soggetti avevano in parte certamente non adempiuto ai loro obblighi e ai loro doveri. Quindi lo sappiamo molto bene che quali sono le problematiche. L'ingegner Tintori sta monitorando anche lui in prima persona la situazione di 25 aprile, perché certo è che non fa piacere a nessuno oggi discutere di tale problematica. Grazie sindaco. Possiamo intervenire, vero, in questo? No. Noi siamo spettatori di uno spettacolo un po' così. Però così è. Cioè, ci mancherebbe. Ve le dite tra di voi, ma certo è un rimpallo di responsabilità. Questo è. Allora, passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, avente ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri comunali del gruppo consigliare Lega, signore Katia Degli Esposti e Jessica Migliorati, ad oggetto
interrogazione su intervento edilizio di social housing da parte del soggetto attuatore Prelios SGR SPA per fondo ASCI, Abitare Sostenibile Centro Italia. Illustra l'interrogazione, consigliere degli esposti. Grazie Presidente, la leggo così con più facilità, magari superiamo l'esposizione iniziale. Premesso che con delibera del Consiglio Comunale 25 del 10 aprile 2019 l'amministrazione ha deliberato di condividere la finalità abitativa sociale proposta in data 7 marzo dal soggetto attuatore Prelios, società di gestione per conto del fondo ASCI. Ha approvato la relativa convenzione dove, oltre a specificare che la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti ai sensi del DPR 380 del 2001 è normata esclusivamente dalla convenzione urbanistica senza interferenza alcuna da parte della convenzione di edilizia sociale residenziale, si sono condivise le modalità di fissazione del canone massimo di locazione disciplinato dall'articolo 3 della convenzione stessa, si è condiviso il prezzo massimo degli alloggi stabilito in 1676,23 euro secondo quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione, si è condiviso il numero degli alloggi 105 che saranno locati o venduti ai sensi della presente convenzione, definendo questi alloggi come alloggi sociali di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2008 intesa come unità adibite all'uso residenziale realizzate al fine di perseguire l'integrazione di diverse fasce sociali e di concorrere al miglioramento di vita dei destinatari che non sarebbero altrimenti in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi sul libero mercato. Si sono definiti i parametri per stabilire quanti alloggi saranno concessi in locazione con diritto di riscatto ed in vendita. Sono state acquisite alla convenzione in allegato le tavole grafiche che descrivono queste unità immobiliari per ubicazione e tipologia. Sono stati definiti i requisiti soggettivi di ammissibilità per l'associazione degli alloggi, oltre ai requisiti di preferenza per l'attribuzione degli alloggi. Constatato che i lavori di realizzazione degli alloggi sono oggettivamente fermi da tempo, che da un punto di vista urbanistico l'amministrazione ha concesso la settima proroga all'ente attuatore per quanto riguarda la polizza fideiussoria, che ad oggi Prelios non ha provveduto all'emanazione di un bando per l'assegnazione degli alloggi. Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per conoscere le motivazioni del ritardo inerenti alla realizzazione degli alloggi, le motivazioni della mancata emanazione del bando per l'assegnazione, oltre a chiarire se le voci che circolano in merito a una rimodulazione degli alloggi sono attendibili, in caso affermativo in cosa consiste. Noi l'interrogazione che poniamo all'attenzione dell'amministrazione della Giunta nascono soprattutto da quello che è il confronto con la città e con i cittadini. In questo caso specifico siamo, io dico anche fortunatamente, contattati da cittadini che ci chiedono informazioni sul bando, sull'emanazione del bando, perché sono interessati all'assegnazione degli alloggi. Altra questione riguarda un po' quelle che sono le chiacchiere che girano attraverso i dipendenti delle aziende che lavorano su quel cantiere, che oggettivamente è fermo probabilmente da un paio di mesi, questo è percepibile frequentando l'area. Quindi avendo un po' questa situazione non troppo definita, abbiamo ritenuto opportuno chiedere all'amministrazione anche in questo caso qual è il punto della situazione. È intervenuto ieri sera un fatto nuovo, non so se tutti avete visto il servizio di ieri sera di Report che si interessava di edilizia residenziale e sociale. Si parlava di edilizia residenziale riguardo ai villaggi olimpici, si è fatto vedere, si sono fatte vedere delle immagini e degli approfondimenti riguardo al villaggio olimpico di Torino, realizzato e poi lasciato in stato d'abbandono, occupato e poi liberato dalle forze dell'ordine, si rifletteva su quello che potrà essere la destinazione del villaggio olimpico che dovrà essere realizzato a Milano per le prossime Olimpiadi invernali di Cortina.
Bene, la cosa che ci ha sorpreso è che il soggetto che in qualche modo era interessato dall'indagine e su cui venivano posti interrogativi è il fondo Prelios, quindi il fondo che sta gestendo questo intervento di edilizia residenziale e sociale a Bastia. Quindi di fronte dell'indicazione che il servizio dava su un fondo che oggettivamente è un fondo non trasparente, rispetto al quale non si riescono a individuare chi siano i soci che in qualche modo lo animano e da dove provengono le risorse, perché è una scatola cinese dove all'interno sono presenti numerosi fondi offshore, quindi come posso dire, seguendo un po' insomma, questa indagine che ha fatto Report e pensando all'interrogazione che abbiamo presentato, mi sono detta forse l'interrogazione in qualche modo ha delle ragioni giuste per essere stata posta. Credo che dei chiarimenti siano necessari, siano dovuti, sia per quanto riguarda i tempi, ma soprattutto anche perché non viene in qualche modo non viene fatto il bando per l'assegnazione degli alloggi. Ecco, anche in questo caso credo che l'interrogazione insomma sia una risposta alla città doverosa e quindi attendo la risposta, non so se del sindaco o dell'assessore. Grazie consigliere degli esposti. Sì, grazie. Replica l'assessore Fratellini. Ma io ringrazio la Lega per aver fatto questa interrogazione e prendo atto che ha cambiato opinione sulla social housing. Devo dire che prima della campagna elettorale il coordinatore Tardioli, non so, allora era responsabile di Assisi Bastia o cosa del genere, fece un banchetto davanti alla social housing annunciando un congresso che poi non si è tenuto, per dire come avrebbe voluto la Lega realizzare il social housing, quali regole dovevano essere utilizzate per l'assegnazione degli alloggi. Dal tenore dell'interrogazione prendo atto che quanto stabilito nell'accordo, nella convenzione sottoscritta dall'amministrazione con l'attuatore che è Prelios, su cui l'assessore esprime dei dubbi legittimi da parte sua, io non ho notizia di nessuna questione in merito, mi limito ad osservare che la realizzazione dell'intervento ha subito un rallentamento, ma questo fa parte delle prerogative dell'attuatore che ha 4 anni di tempo per portare a termine il permesso a costruire che è stato rilasciato, oltre ad avere la possibilità di ottenere 2 anni di proroga. Detto questo, noi auspichiamo che l'intervento si concluda quanto prima, perché ci interessa che l'area venga sistemata e nella maniera adeguata. Lì non dobbiamo dimenticare che ancora c'è un opificio industriale che naturalmente quando entreranno in funzione verranno assegnati gli alloggi, immagino che debba trattenersi il meno possibile in quella location. Quindi quello di cui ci preoccupiamo è l'andamento della parte pubblica, che vediamo che sta procedendo in maniera spedita. La messa in funzione della parte di viabilità che è nuova, che attiene all'ingresso alla stazione, non è stata ancora ultimata e collaudata per la presenza, come dicevamo prima, delle piante. L'ingegner Tintori ha chiesto l'abbattimento di 6 piante, io ho un parere completamente diverso, credo che le piante da abbattere siano solo 3, ma il 3 dicembre va la commissione di qualità architettonica, l'agronomo ci dirà la sua opinione e autorizzerà o meno l'abbattimento e vedremo di quante. Naturalmente ce n'è una che sta a ridosso del marciapiede che chiaramente crea dei problemi, ce ne sono altre 2 che stanno addosso all'edificio che quindi a mio avviso vanno eliminate, ma le altre che sono sane, stanno bene e non danno fastidio a nessuno, stanno in mezzo a un'area verde, secondo me devono rimanere, fermo restando che poi le 3 che vengono abbattute dovranno essere sostituite con altre piante. Io non capisco a che cosa si riferisce l'estensore dell'interrogazione quando parla di 7ª proroga, perché il Comune non ha concesso nessuna proroga
ha semplicemente rilasciato un permesso a costruire, e il permesso a costruire va chiesta la proroga se scade tra 4 anni, non serve prima. Quindi le motivazioni del ritardo attengono alla sfera privata dell'attuatore, su cui io non mi sento in grado di dover interferire, perché chiaramente abbiamo visto anche noi, abbiamo chiesto, e sul ritardo della presentazione del bando e dell'apertura dell'ufficio, che sarà qui sotto, l'ufficio informazioni, 2 volte la settimana, loro hanno deciso espressamente di non aprire con troppo anticipo l'ufficio, quindi i lavori dovrebbero ripartire appieno dopo le festività natalizie, e quindi io immagino che il bando dovrebbe essere emanato a primavera, perché non vogliono far trascorrere un tempo troppo lungo tra l'assegnazione e la consegna, quindi emetteranno il bando quando il cantiere è arrivato nella fase finale. Questo peraltro li danneggia anche dal punto di vista delle 2 palazzine che sono ultimate, una delle quali è a vendita libera, e quindi quelle già possono essere oggetto di compravendita. Ma è evidente, finché non esce il bando, con tutto il parlare che si è fatto intorno a questo intervento, finché non esce il bando, chi deve acquistare un appartamento lì magari si trattiene perché ha delle remore, perché dice: finché non vedo il bando, è vero che c'è una convenzione che mette i paletti, no? Sulle cose, su chi ci può andare, come ci può andare, quali sono le fasce di reddito, però fino a che non si vede il bando e non inizia l'assegnazione, non si può avere la certezza che quelle case vengano occupate da alcuni soggetti e non da altri. Per quanto riguarda invece la rimodulazione degli appartamenti, io non so a che cosa si riferiscano le chiacchiere, io riferisco quello che so io. Naturalmente gli appartamenti sono quelli e hanno le caratteristiche che sono allegate alla convenzione, fatto salvo per 2 o 3 appartamenti che devono essere ridivisi, perché l'amministrazione ha chiesto di inserire espressamente il co-housing, quindi non ci saranno più quegli appartamenti come erano previsti, ma dovranno trasformarne alcuni per consentire il co-housing, come ha chiesto l'amministrazione. Quindi io non sono a conoscenza di altre rimodulazioni che non siano queste. Grazie Assessore Fratellini, di nuovo la parola al Consigliere degli Esposti per il gradimento o meno della risposta. Grazie Assessore, io non è che ho in simpatia o in antipatia Prelios, ho ritenuto opportuno riportare al Consiglio Comunale quello che è un'indagine fatta da Report su Rai 3 che guarda caso riguarda Prelios. Questo, l'informazione che ho dato non è che questo implica, no, il fatto che io abbia delle valutazioni personali in merito, perché per poterle avere dovrei conoscere meglio Prelios e diciamo tutto quello che è il settore dell'edilizia sociale. Non ce l'ho, ho riportato quello che abbiamo sentito ieri sera nel servizio di Report. Per quanto riguarda quanto ha riferito Fratellini sui tempi per la realizzazione, qui facciamo politica, no? Non è che siamo all'ufficio edilizia, quindi al di là che i tempi siano quelli che lei ha indicato, ci sono dei comunicati in cui Prelios indicava la realizzazione di almeno 2 palazzine da destinare, diciamo, all'edilizia sociale, che i tempi che aveva indicato erano la primavera, quindi qui siamo arrivati a fine anno, i lavori, anziché andare avanti speditamente come c'era stato detto, si sono fermati. Le aziende si lamentano per pagamenti che non vengono più effettuati con regolarità, e quindi credo che fosse nostro diritto interrogare per capire, e siamo rassicurati del fatto che, come dice lei, non ci sono problemi. Per quanto riguarda la posizione della Lega in merito... Vabbè, lei non è a conoscenza di problematiche. Però la situazione è questa, poi vedremo insomma come evolverà la situazione. Per quanto riguarda la posizione della Lega,
non è che noi cambiamo opinione rispetto a questioni, noi siamo abituati ad andare avanti, mentre per dire l'assessore Santoni è sempre, torna sempre al passato e ha dimenticato che io dal 16 gennaio del 2019 non sono più l'assessore ai lavori pubblici. Noi andiamo avanti, social housing è una realtà, sta venendo avanti, e quindi rispetto alle persone che si dimostrano interessate alle questioni noi diamo la nostra disponibilità e cerchiamo di dare ai cittadini le informazioni che chiedono. Grazie. Grazie consigliere degli esposti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno previsto per oggi, avente ad oggetto interpellanza presentata dal consigliere comunale gruppo consiliare misto signor Lucio Raspa, ad oggetto interpellanza relativa ai referenti di zona. Passo la parola al consigliere Raspa per l'esposizione della interpellanza. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, data l'ora e anche per rompere un po' lo schema, come ci richiamava Pecci, ad una specie un po' noiosa, ecco, ma qui si rompe lo schema, anzi vi ringrazio perché per questioni temporali di protocollo sono stato messo per ultimo, però insomma può avere il suo valore, no? Rompere un po' lo schema e passare dal 4-4-2 al 3-5-3, ecco. A parte la battuta, naturalmente, data l'ora e la stanchezza, sperando che la micidiale curva dell'attenzione abbia ancora un minimo di valore. Sì, noi vorremmo conoscere, rispetto alla campagna che è stata fatta di ascolto dei territori, vorremmo conoscere alcune cose. La premessa è che, e la speranza, è che questi incontri sono stati anche in parte... C'è qualcosa comunque. No, dicevo, la speranza e non la certezza, prima si sono anche ricordati, è che questi incontri abbiano centrato quelli che avrebbero dovuto essere gli obiettivi di un'amministrazione attenta ai territori, no? Posso ricordare l'attenzione appunto ai problemi e le... Anche questo serve a tenere l'attenzione più desta, data l'ora, appunto. Ritornando alla battuta. Tra l'altro segnalo che questo è anche in precarie condizioni, è rotto, ma comunque, no, questo non lo... Va bene, dai, data l'ora ci possiamo consentire anche queste battute. No, dicevo, questi incontri che sono stati anche evocati poco fa, sperando anche, però non ne ho la certezza, che abbiano centrato alcuni obiettivi di un'amministrazione che intende veramente avere attenzione ai problemi e alle cose da fare, in particolare nei territori periferici, nelle frazioni, che possa dialogare meglio con il cittadino, sentire e non soltanto... cioè ascoltare e non soltanto sentire la gente. Ecco, questi obiettivi che sono aulici, che sono importanti di un'amministrazione attenta alle problematiche, io mi auguro, non ne sono certo, ma insomma mi auguro che in questi incontri si siano centrati almeno nella parte intenzionale di questi incontri. L'altro obiettivo che sicuramente avevano questi incontri erano quello di valorizzare la collaborazione con i territori periferici. In termini nobili si chiama democrazia diretta, ma insomma, senza scomodare la nobiltà di alcune terminologie, ecco, io interpello il sindaco rispetto alla questione che riguarda i referenti di zona che erano previsti durante questi incontri. Allora, siccome è una dizione piuttosto nuova che non trova riscontro, diciamo, in una regolamentazione specifica, in un'esigenza anche di trasparenza rispetto a queste persone, a questi referenti che sono stati individuati, ecco,
L'interpellanza va a centrare fondamentalmente quattro aspetti che sono elencati nel testo presentato, e cioè le modalità attraverso le quali sono state attuate le designazioni, i criteri che hanno orientato la scelta dei cittadini designati, le funzioni che tali referenti assumeranno e anche il ruolo che gli stessi saranno chiamati a svolgere. Io credo che sia nell'interesse della trasparenza e nell'interesse di quei nobili principi di cui parlavo poco prima, avere chiarezza e avere anche una risposta su questi quattro punti, ritenendo che i dati che abbiamo di fatto, come dire, tradiscono un po', vengono meno rispetto a quelle nobili idealità. Eventualmente ne parlerò nella replica. Grazie. Grazie consigliere Raspa, passo la parola al sindaco per la risposta. Sì, allora noi accogliamo e cerchiamo di valutare tutto, anche questa interpellanza. Sinceramente non ne trovo però tutte le ragioni. Perché? Perché fondamentalmente noi stiamo portando avanti un mandato che ci è stato conferito dai nostri concittadini e che trovate sulle linee programmatiche, comunque prima sul programma elettorale e poi sulle linee programmatiche che abbiamo deliberato due consigli fa, adesso non ricordo bene se il penultimo. E noi parola referenti non significa parola delegati. Il delegato può essere veramente in questo caso conferito certamente attraverso una nomina, attraverso quindi dei passaggi formali. Quello è il termine che noi abbiamo usato, significa sinonimo dei collaboratori, una rete di rapporti, quello che di fatto è ciò che stiamo facendo in tutte le zone. Noi non abbiamo parlato in nessuna maniera di delegati. Se ciò accadrà, e questo sicuramente, se mi permettete, è valutazione del sindaco, io nominerò dei delegati di zona che sono i consiglieri comunali, ai quali poi sinceramente da tempo noi con i quali già abbiamo trattato più volte la funzione di raccordo, la funzione di collaborazione, la funzione di rete, quello che è il contatto costante che vogliamo con i nostri concittadini. Certo, se ci fosse stato consigliere Raspa, lei avrebbe sentito poi di fatto che funzione avevano questi soggetti, che non sono certamente soggetti che non conosciamo, è una scelta politica, e questa politica è stata ben esplicitata voi nel nostro programma, voi nelle linee che poi abbiamo adottato. Pertanto non ne trovo assolutamente, cioè non c'è necessità, perché non riesco a capire il significato proprio dell'interpellanza, considerando che parliamo di referenti, quindi delle persone, lo ribadisco, collaborative con l'amministrazione. Non parliamo certamente di scagnozzi, non parliamo certamente di ronde, o lo vogliamo pensare, ma questo è un processo alle intenzioni che io non mi permetterei assolutamente, se fossi all'opposizione, di pensarlo. Certo, l'avrei pensato se avessi partecipato alle riunioni e quello che aveva detto il sindaco era conferma del pensiero retroposto. Grazie sindaco. Sì, la replica. Non mi ritengo assolutamente soddisfatto della risposta, perché comunque, al di là della inopportunità dell'interpellanza, cosa che dal mio punto di vista naturalmente va rigettata, io credo che elementi anche di trasparenza,
magari anche semplicemente pubblicando i nomi o altro, perché l'impressione che abbiamo avuto è quella di referenti, di gente che collabora, che unisce il territorio, che raccorda il territorio, però mi pare di capire che sono state tutte operazioni costruite a tavolino, sono state operazioni che poi hanno evidenziato referenti molto affini alla vabbè, dovevano avere questo obiettivo. Dovevamo trovare sul territorio, il sindaco l'ha definito degli scagnozzi, forse dovevamo saldare alcuni debiti elettorali da pagare, forse dovevamo ancora continuare. Forse dovevamo continuare a fare una campagna elettorale che non è mai finita, forse dovevamo allargare il consenso e la benevolenza incontro all'amministrazione, forse erano questi gli obiettivi, adesso noi lo sappiamo e quindi quello che dicevo all'inizio rispetto agli obiettivi che si pone un'amministrazione che vuol veramente fare della vera partecipazione e del vero ascolto il cittadino, mi pare di capire che in questo caso si è assolutamente eluso. Di fatto voi dite ci interessava fare questa operazione, quindi questa non è certamente rispondente ai paradigmi e agli obiettivi che si pone un'amministrazione che vuole ascoltare veramente la gente, vuol promuovere una democrazia diretta. Certamente a questo punto, rispetto alla democrazia diretta, certamente la montagna ha partorito anche meno di un topolino. Grazie. Grazie consigliere Raspa, sì. Una seconda replica è possibile dal sindaco, sì. Da parte del sindaco. Questo. Mi sento in dovere di replicare proprio perché fondamentalmente non è proprio questo lo spirito. E lo ribadiamo di nuovo, noi l'abbiamo posto nelle nostre linee programmatiche la massima collaborazione. Le ricordo che se ci fosse stato almeno ad uno dei nostri incontri avrebbe avuto veramente... No, è perché è inutile, parliamo di democrazia diretta, dopodiché forse me la mediano gli altri che mi filtrano qualcosa che di fatto non è. Perché noi tra l'altro ci siamo presentati sempre a partire da una dichiarazione che è proprio un assunto fondamentale. Noi non siamo più in campagna elettorale e non abbiamo bisogno di persone che ci facciano campagna elettorale nelle zone. Noi oramai siamo amministrazione per tutti e di tutti e io sono il sindaco di tutti e per tutti. Quindi queste sono state le condizioni da cui siamo partiti, dopodiché abbiamo raccolto, abbiamo parlato poco, ascoltato assai, ci siamo stati molto onesti e trasparenti dicendo che tutto non è facile da risolvere e non è nemmeno è un'utopia, però noi siamo molto attenti alle nostre zone, ci vogliamo far sentire, sì, ci facciamo sentire con la vicinanza, con la partecipazione alle feste, con le assemblee che abbiamo programmato e le ripeteremo, perché questo è il nostro compito. E io ribadisco che i collaboratori sono comunque collaboratori, e lei lo sa bene quanto me, come dirigenti ex dirigenti scolastici, che nominavamo su atto fiduciario. Quindi erano persone che esprimevano il pensiero di colui che li nominava, esprimevano un cuore ideale di colui che li aveva insigniti della nomina. Certo è che non sono assolutamente quello che può pensare lei, filtrato da quello che le hanno detto gli altri. No, vabbè, buono, perché noi stiamo lavorando. Grazie sindaco. Sì, abbiamo trattato tutti i punti dell'ordine del giorno, quindi dichiaro concluso il consiglio alle ore 21:06. Buona serata a tutti.